ready? Huh? Hey, he's a good boy, huh? You ready? Huh? Start your esports career now at play.eslgaming.com. People say legends are born, ready to go the distance, and naturally fearless. The truth is, legends are not born. They are made through sheer determination and grit. Would you dare to stand up for yourself? To tell the world your story? Would you dare to fight for your vision and make a difference? Would you dare to claim greatness and believe in the impossible? This is for those who dare. Dare to be different. Dare to be defiant. Dare to be a legend. Join the Republic. Start your esports career now at play.eslgaming.com. E benvenuti a tutti, Milano, Milan Games Week. Ora si fa sul serio. ESL Arena, powered by Vodafone, è lieta di presentarvi il primo evento internazionale di Rainbow Six Siege mai tenutosi nel nostro paese, l'Eurocup, una specie di Champions League tra i migliori team che hanno vinto i rispettivi campionati. E quest'oggi, come avevo detto questa mattina, è il momento dell'eSport italiano, è il momento dei migliori italiani. E quindi, anziché fare il normale proseguo del torneo, qui sul palco vedremo solo ed esclusivamente i nostri beniamini, e cioè due team italiani. Sono quindi contento, onorato e emozionato
nell'invitare sul palco Idomina Esports e Vodafone Giants per la prima partita dei quarti di finale. Sarà quindi Italia contro Spagna, la prima partita nel rispetto chiaramente della concentrazione degli atleti. Non andrò a fare un'intervista che magari potrebbe appunto deconcentrarli, metterli in difficoltà. Potete tranquillamente raggiungere le vostre postazioni, quindi prepararvi per la partita. E io insomma mi prendo giusto un secondo per parlarvi di questo gioco, per parlarvi degli FPS in generale. Ho messo una maglietta apposta, celebrativa. Chissà cos'è una clutch. Dai, ste mani, sono poche, oh! Non sapete cos'è una clutch? Allora, una clutch è una situazione molto emozionante in cui nelle partite di cerca e distruggi, dei videogiochi che hanno questa modalità in cui se muori sei fuori dalla partita, sei fuori dal server. Quando rimane una sola persona di un team contro magari 2, 3, 4, anche 5, chi lo sa, degli altri, se vince risolve la clutch, fa una clutch. E spesso nei server, quando ti stanno guardando, quando ti stanno facendo da observer, quindi guardano la tua partita e sei da solo, clutch or kick. Quindi o fai la clutch o ti chicchiamo dal server. Detto questo, speriamo che i nostri ragazzi italiani, che guardo con l'occhio dell'amore quasi, ne sappiano fare tante e ci facciano emozionare. Quindi ancora un bel applauso per Idomina Esports e Vodafone Giants. Tifiamo come dei pazzi. E adesso linea alla regia e ai caster italiani Alessandro Polisselmo e Edoardo Cianciosi. Sarà la loro voce a tenerci sulle spine per questa partita. Mamma mia, raga! Ciao, buonasera, benvenuti a tutti. Ci siamo, stiamo per partire per questa grandissima partita, la prima partita in streaming per quanto riguarda appunto la Eurocup di Rainbow Six, ESL Eurocup Rainbow Six, con ovviamente Vodafone, grandissimo nostro partner. Benvenuto Ale. Benvenuti a tutti, finalmente arriva la regina di questo evento, di questa fantastica ESL Arena. Arriva Rainbow Six e vedremo se i nostri italiani riusciranno a farci sognare fino in fondo. Assolutamente sì. Beh, non ci ovviamente sbilanciamo troppo per il tifo, per i nostri ovviamente compatrioti. Non lo però vede nessuno, che belle maglie davanti. Ovviamente, beh, come potete notare, in effetti, insomma, ci siamo portati un piccolo souvenir per fare un po' di scena, perché ovviamente siamo un po' di parte, però cercheremo di essere il più imparziali, il più emozionanti possibile, senza dover necessariamente andare su una squadra piuttosto che su un'altra. Intanto abbiamo ovviamente il primo match. Grosso modo ci ha già raccontato molto di Simone, ci ha raccontato bene o male tutto quello che vedremo, appunto Idomina contro Vodafone Giants, Idomina Esports contro Vodafone Giants. Subito un big match, perché chiaramente sono due team fortissimi, due team di altissimo profilo. Gli Idomina si sono qualificati come secondi al campionato nazionale, appunto ESL Italia Championship, proprio nella stagione appena conclusasi qualche mese fa, tra l'altro al Vodafone Theater di Milano, appunto. Poi chiaramente ci sono dall'altra parte invece, tra l'altro, grande casualità ma anche grande fortuna per noi ovviamente ad averli come ospiti, appunto i Vodafone Giants, che sono attualmente i favoriti del campionato nazionale spagnolo, campionato che ancora non si è concluso, ma sono visti chiaramente come forse il team che l'andrà per vincere. Non a caso, insomma, Vodafone è andata a prendere probabilmente il team che sembra più forte di Spagna. Ha dei giocatori di livello che hanno una grande storia all'interno di questo gioco e hanno pescato bene. Qualcuno direbbe gli end spagnoli, quindi insomma c'è una discreta analogia. Poi chiaramente, ovviamente, abbiamo un team
dal canto suo anche gli Edomina, che sicuramente vogliono riscattarsi, quindi ci sarà una battaglia, farsi vedere, sicuramente riscattarsi forse dopo la sconfitta poi in Ake, per quanto riguarda appunto la Grand Final, che li ha visti perdenti, però comunque secondi classificati anche nel campionato nazionale. Sicuramente una sfida apertissima, lottatissima, ci aspettiamo grandi magie. Ci aspettiamo grandi magie, speriamo che gli Edomina facciano il passo per crescere, che forse un pochino gli è mancato. In LAN hanno sempre giocato bene, si sono sempre ben comportati, anche con diversi roster, vuol dire che a livello di organizzazione c'è una grande capacità nel portare dei nuovi player ad un buon livello. Speriamo che anche con questi ultimi cambi siano riusciti a trovare una quadra perfetta, anche perché su questo stage cominciano ad affrontare dei team di livello europeo. Quando si sono trovati in Ake ad affrontare team nostri italiani, non sono paragonabili a questi, forse gli unici sono proprio quelli qui presenti, quindi devono fare questo salto, devono essere consci di avere la possibilità contro tutti, anche perché hanno un percorso difficile. I Giants sono al massimo delle loro capacità, anche perché non perdono praticamente mai all'interno della Spagna, quindi si trovano proprio carichi e pronti e vogliono confrontarsi a livello LAN fuori dalla Spagna e confermarsi al loro livello, mentre gli Edomina su questo hanno un pochino più di difficoltà, perché a livello di LAN sono state inferiori, poi con questo roster praticamente nessuna. C'è da provare qualcosina e speriamo che siano pronti. Assolutamente, tanto qui vediamo ora la formazione, proprio i nomi dei ragazzi appunto della squadra degli Iron Edomina. Section, My8, Siren, Tear e Smile a rappresentare l'Italia per questo match e anche ovviamente per questo torneo, insieme chiaramente ai ragazzi degli End. Qui ci sono dei player che nel primo Ake ho amato, perché primo Ake Section ha fatto di quelle cose incredibili. Sono contento di vederlo in un team che finalmente ha l'ambizione di arrivare ad un certo livello. Già giocava insieme a My8, a Siren, sono gli ex equo, uh-huh, e adesso sono entrati all'interno di Edomina e con questa organizzazione vogliono arrivare ad un altissimo livello. Parlando anche con il buon presidente degli Edomina, il buon Alessandro, sicuramente ci siamo raccontati un po' di come questa squadra abbia lavorato tanto per crescere, per fare un percorso insieme anche al loro coach, che è Giovanni Murabito, che li ha accompagnati in questa grande avventura, e insieme sono riusciti, poi stanno riuscendo a crescere sempre di più. L'obiettivo chiaramente è quello di farsi vedere finalmente su un palco di questo profilo. Ricordiamo a tutti, appunto ce l'ha già anticipato Simone, ma questo è il primo evento internazionale di Rainbow Six in Italia, sul territorio italiano, il più grande evento quindi esports per quanto riguarda Rainbow Six in Italia fino ad oggi, quindi insomma non è proprio un torneo di quattro spettatori, è proprio il top palinsesto, top panorama per farsi vedere a livello mondiale per quanto riguarda Rainbow Six in Italia. E poi è la prima volta che i campioni nazionali si sfidano, quindi è anche un nuovo inizio, magari una nuova cup che verrà riproposta molto più spesso, che è l'Euro Cup, che magari si muoverà come i campionati nazionali, che sono semestrali. Tanto andiamo a vedere i Vodafone Giants con i loro giocatori Drid, Vasili, Barot, Lion e Sacche. Sarà molto difficile riuscire a limitarli, hanno dei giocatori fortissimi, soprattutto in difesa, hanno Smoke che è a livello, a me piace tantissimo, giocano veramente bene in difesa attorno a questo operatore e sono uno dei pochi team che ancora mantiene l'utilizzo per esempio di Blackbeard. Adesso vediamo se lo manterranno, però per come si sta muovendo il meta, tanti team lo hanno tolto dalla loro rotazione di operatori, mentre adesso questi Vodafone Giants lo stanno riproponendo e con ottimi risultati. Tra l'altro poi vi possiamo anticipare che, tra l'altro, il mappetto che si è già concluso, abbiamo la scelta della mappa che appunto sarà Oregon, mi pare di Oregon.
Oregon, dove in effetti Smoke è particolarmente forte come classe, particolarmente incisiva, forse per Giddy potrebbe essere l'idea andare a togliere qualche classe per poterli limitare un pochino. Tu, beh, che dici? Parliamo un pochino dei ban. È una scelta degli Idomini andare su Oregon, perché hanno avuto l'ultimo ban e potevano scegliere fra Coastline e Oregon, hanno scelto Oregon, vuol dire che si sentono molto confident, è una mappa che a noi italiani piace, ma anche agli spagnoli. I Giants ricordano tantissimo un vecchio team spagnolo a livello Pro League, che sono i G-Bots, che proprio su questa mappa erano forse il top a livello europeo. Tra l'altro Idomina, che a quello che so sono anche molto bravi anche su Coastline, quindi sostanzialmente andare a scegliere tra le due è stato forse anche una scelta difficile sull'ultimo ban, andare a decidere su quale mappa in effetti andare. Forse c'è la volontà di voler limitare i Giants in qualche modo, vedremo in questo match se saranno ci saranno riusciti, se saranno stati in grado di capire quale poteva essere appunto la mappa più adatta tra le due. Forse si sentono magari un po' più confident in alcune scelte tattiche. Ricordiamo che i Giants, anche dal punto di vista delle gunfight, non hanno proprio non sono proprio scarsi, quindi sicuramente ci aspettiamo grandi. Forse non è solo una questione di confidence, ma è anche una possibilità di studio degli avversari. Su Oregon ci sono tantissimi video di questi Giants, quindi magari è anche una scelta per uno studio approfondito dell'avversario su questa mappa. Quindi mi aspetto qualcosa di preparato da parte degli Idomina proprio per questi avversari. Intanto vi possiamo anche ricordare che la prima partita si è conclusa con la vittoria da parte degli Empire. Gli Empire che hanno sbaragliato i Trust Gaming appunto per 6-1. È stata una vittoria abbastanza tosta, perché chiaramente gli Empire negli ultimi 3 mesi sono, penso, imbattuti, praticamente sempre vinto. Sono primi in Challenger con merito, avendo vinto anche contro gli Ens, gli ex Gifu. Figurativamente hanno perso con i nostri End. C'è stato un problema per un player di questa formazione russa, però sono realmente imbattuti a livello Challenger. Quindi sono un team di Pro League, possiamo dirlo, è un team che meriterebbe per passare al next level. Ci sarebbe tutto, in effetti. Peccato per i Trust Gaming, che però chiaramente, come potrete forse già sapere, il bracket è a doppia eliminazione, quindi c'è anche un loser bracket. I Trust Gaming non sono di fatto ancora fuori dal torneo, possono ancora farcela, possono ancora recuperare, quindi tranquillamente potranno continuare a giocare anche domani senza nessun problema. Infatti, anche perché hanno magari una partita, potranno avere magari una partita un po' più semplice. Gli Empire sicuramente sono visti non come i favoriti, perché chiaramente non ci possiamo sbilanciare, però sono sicuramente uno dei team veramente pericolosi da dover temere per questa Eurocup. Entriamo subito in game con i ban. Subito gli Idomina vanno a bannare Ying, una scelta che ci può stare. È un operatore che dà parecchio fastidio, soprattutto se non sei abituato a giocarlo. Se lo usano gli avversari ti sbaraglia qualsiasi difesa. E quindi giustamente lo vanno a bannare. Questo è un ban un po' più consono, quello di Lion. Ormai Lion praticamente è sempre bandito, soprattutto in Europa. Ha proprio la supremazia del ban. Ormai è un meta che si sta evolvendo con la prospettiva di togliere molto spesso Lion, proprio perché forse va a limitare molto la capacità difensiva. Qui i Giants vanno a bannare Echo, che per noi italiani è usato molto spesso su questa mappa. È un operatore che ci piace, e gli Idomina, pur partendo in difesa, vanno a bannare Mira, forse perché non sono neanche più abituati a giocarlo, perché da quando è stato introdotto il pick and ban ormai Mira è andato nel dimenticatoio, in pochissimi match si vede la possibilità di utilizzarlo. E grande minaccia poteva essere in effetti la combinazione proprio tra il Mira e Smoke, cosa che ovviamente non sarà possibile. Mira Smoke, che forse poteva essere addirittura una combinazione terrificante, soprattutto nella difesa in lavanderia stanza rifornimenti, che tra l'altro è la prima difesa che vedremo oggi. E qui intanto comincia il primo pick dovuto a questo tipo di ban, anzi lo va a cambiare. Section stava per prendere uno degli operatori più fastidiosi per l'attacco, perché uno scudo in difesa rende sempre difficile qualsiasi tipo di attacco, chiude una via praticamente. Magari non si è fidato però dell'utilizzo.
Più che altro io credo si sia spaventato quando ha visto che dall'altra parte hanno preso Capitao, il counter definitivo. Capitao doppia, è vero. Granate con Sledge, quindi c'era un po' di tutto per la combinazione definitiva per distruggere la povera Clash. Hanno deciso no, togliamolo, togliamocelo, almeno siamo sicuri di non dover rischiare eccessivamente di perdere un giocatore troppo presto. Intanto bella la scelta di prendere Sledge, soprattutto sapendo che gli avversari possono usare Maestro, perché è uno degli operatori che più può distruggere i gadget di Maestro, e quindi è una scelta perfetta secondo me. A livello di strategia entrambi i team hanno fatto delle scelte accurate sul tipo di operatore. Adesso vediamo se la difesa messa in piedi dagli Eidomila riuscirà a reggere l'urto di questi Vodafone Giants. Intanto sono partiti gli attaccanti, il setup difensivo ormai si è concluso, qualcosina si sta ancora rifinendo, c'è un giocatore all'interno di Torre Alta a quanto pare, stiamo osservando proprio qui, ecco qui Tiar che forse cercherà la spawn pick, per adesso sta semplicemente cercando di limitare evidentemente la capacità di movimento degli avversari che forse cercheranno di attaccare proprio dal lato di tower. L'unica cosa che è arrivato un attimino in ritardo, ha dovuto rompere per la seconda volta quella finestra, dare il secondo colpo, e lo Sledge sicuramente ha visto il pezzo di legno cadere, quindi è già conscio di come la difesa si sta muovendo. Attacco dei Giants, dei Vodafone Giants, che è partito ormai, siamo vicinissimi. Preparo gli Aculei. A vedere l'inserimento. Section sta cercando di mantenere il controllo della situazione. Bravissimo qua Section a mantenere per più di un minuto gli avversari fuori, quindi una grandissima presa, grandissimo vantaggio da parte degli Eidomila. Vediamo se i Giants decidono invece di andare ad aprire senza andare allo scontro diretto con gli avversari. Qua Vassili sta coprendo tutta la parte di botola. Ora forse sarebbe il momento di pulire tutto il piano superiore, magari andare da connector per togliere Section da quella posizione. Gli spagnoli sicuramente... intanto arriva la prima pick, eccolo qui, Smile, che va a fermare il buon Lion con Termite. Bravissimo, kill. Bravissimo qua Smile, che si porta via anche il secondo. Aumenta Section la pressione. Ecco, forse questo è proprio quello che volevano gli Eidomila. Portare i Vodafone Giants in una zona non confident per loro, magari su una mappa conosciuta. Gli Aaron e i Domina si portano via il primo round. Bravissimi questi ragazzi, si vede che hanno studiato gli avversari e sapevano come si sarebbero mossi. Un primo round con una difesa solidissima per gli Aaron e i Domina, che riescono a mantenere il controllo con un vantaggio numerico notevole, anche se è stato necessario un'aggressione sulla parte finale del round. Smile in persona con il buon Maestro, quindi con un operatore pesante, è dovuto salire al piano di sopra, andare ad attaccare gli avversari insieme a Section, a combinarsi assieme a lui per aggredire gli avversari che erano ormai in fase di inserimento, cercavano il plant. Questi Vodafone Giants non sono partiti nel migliore dei modi, e intanto arriva una difesa forse un po' coraggiosa però fatta in questo momento potrebbe sorprendere gli avversari. La squadra d'attacco deve trovare, non hanno operatori per questo tipo di attacco i Vodafone Giants, mentre gli Aaron e i Domina sono proprio pronti per questa situazione. Vediamo anche che cercheranno di mantenere una difesa bella aperta, che magari prenderà anche il piano inferiore con Smile, con il suo pulse, per aiutare i propri compagni a comprendere da dove arriveranno gli avversari, e questo My 8 con il castle che chiuderà qualsiasi via per i Vodafone Giants, che sfortunatamente però hanno lo Sledge. Da notare Maiet che è andato chiudendo la porta, poi ci ha ripensato, l'ha riaperta per richiuderla di nuovo, chiaramente chiudersela dietro di sé. Adesso vediamo se rinforzeranno anche questo muro di connector, oppure se Section giocherà libero. Difesa molto aperta, con tanta anche verticalità tra l'altro, tutta la zona di dormitori praticamente trattenuta sotto controllo degli avversari, appunto dei difensori. Vodafone Giants ora nel dubbio se andare conquistando un pezzo di mappa e cercare di guadagnare forse un paio di kill per poi portarsi verso la zona con gli obiettivi, oppure andare dritti per questo gli potrebbe stessi. Essere molto pericoloso per gli Aaron e i Domina, questo Maverick in questa posizione. Secondo me, se giocato nel momento giusto e
nel modo giusto potrebbe veramente cambiare questo attacco. Intanto Section con la prima kill subito su Drid, di nuovo rinizia il round proprio lui con il suo battesimo. Subito i Vodafone Giants in difficoltà anche su questo secondo round, devono andare a prendere questi due giocatori. Finalmente arriva il trade da parte di Lion, che riesce a ripareggiare i conti, ma la situazione è ancora lontano dall'essere controllata, soprattutto per quanto riguarda qui il rischio, il prefire, addirittura il predict un pochino con lo spot del drone. Forse vorrà il Doc deve reggere, invece Baroz se lo porta a casa e ora i Vodafone Giants hanno il controllo di quasi tutta la mappa. Devono solamente andare per il site e vedremo se gli Anchor riusciranno a mantenere il controllo di questo difficile site. Bravi questi Vodafone Giants, perché riescono a fare quella fase di gioco che in genere porta via parecchio tempo in un tempo abbastanza non eccessivamente oneroso, un minuto e mezzo per andare a uccidere due avversari. Bravissimo, però Siren qua, con aggressività, adesso si trova davanti Baroz che comincerà con le sue frecce magari a dargli fastidio, a cercare di muoverlo dietro quella balaustra che lo protegge. Vediamo se lo smoke riuscirà ad essere aggressivo ancora oppure no. Attenzione qua, perde una buona parte della sua vita. Però bravissimo Siren a salvarsi, ma Yate subito ad aggredire ancora, ad aggiungere pressione. Ha fatto il giro, ha fatto un flank fantastico, è andato a colpire il proprio avversario che andava cercando di conquistare il ponte di conferenza. Di nuovo Yate domina Iron in vantaggio numerico. La situazione peccato per... che il C4 sia già stato usato da questo Pulse, perché poteva portarsi via anche un altro uomo e sarebbe stato quasi impossibile poi per i Vodafone Giants portarsi questo round a casa. Qui vediamo ancora la sfida prolungata fra lo Smoke e il Capitao, che viene vinta dallo Smoke. Capitao se ne va. Baroz si arrende. Sarà che ora un po' affogato nel fumo. Il controllo della mappa sembra essere notevolmente in favore di Yatomina, che ora hanno 10 secondi da dover resistere. I Giants devono inventarsi la magia, devono farlo adesso, non c'è più tempo. Infatti inizia l'inserimento, Smile anche su Baroz. Ora la situazione è praticamente impossibile, infatti eccolo qui un'altra kill per lui. Idomina Aaron 2-0 contro i Vodafone Giants, iniziano col botto, anche la difesa che sembrava forse più pericolosa e anche un po' troppo aggressiva, a quanto pare ha funzionato. Tanto mi sa che è stata chiamata la pausa. Immagino tecnica. Di sì che sia pausa. Eccolo qui. Ok, una pausa chiamata dai Vodafone Giants, che si trovano aggrediti in ogni istante su questa mappa. Adesso si aspetteranno una difesa che sarà quella di, immaginiamo, di Keith, anche se vedendo come ci hanno strabiliati come scelta questi Aaron Idomina, vedremo se magari decideranno di andare Keith. Sicuramente saranno costretti ovviamente a dover scegliere una terza difesa che però, grazie alla trovata di essere andati a difendere in torre, permette ora di poter variare molto. Ricordo una Oregon in un anno 2 dove sostanzialmente i site difensivi erano due, si poteva andare semplicemente o in dormitori o in lavanderia. È andata poi ad aggregarsi un pochino, un po' alla volta, anche la zona di refettorio, però torre in generale era sempre stata un po' denigrata, snobbata. Sempre un po' snobbata, non è mai stata troppo considerata. Sì, perché solamente con l'aggressività puoi vincerla, non è una strata difensiva che tu riesci a costruire, devi essere aggressivo e portarti a casa le kill, devi andare di gunfight, non puoi prepararti in qualcosa, indirizzare l'attacco, perché hai troppi punti da difendere. E qui chiaramente forse Yadomina Aaron, avendo più esperienza per quanto riguarda anche un po' di competizioni, magari anche un po', chissà, la LAN, il baccano, avere un po' di vantaggio anche dal punto di vista audio, avere chiaramente il gioco in casa, potrebbe in effetti essere, averli posti perlomeno sui round iniziali in vantaggio. Vodafone Giants, che forse stanno soffrendo un pochino da questo punto di vista, inizialmente ci sono sembrati un po' fiacchi, un po' di confusione anche nelle call, non ne abbiamo visti proprio coordinatissimi. Beh, comunque ritornando un po' alle mappe, abbiamo visto tra l'altro la possibilità ora degli Idominarion di poter andare a difendere ora o in dormitori, che sarebbe la classica risposta, la classica, diciamo, seconda difesa per il site, per Oregon in generale, oppure anche appunto refettorio potrebbe essere comunque una scelta valida. L'unica problematica che potrebbero avere è il quinto round di difesa, se continuassero a vincere, perché a questo punto una difesa dormitorio potrebbe dargli il 3-0,
si ritorna nel site forse più semplice per come l'hanno fatta vedere per loro, per le loro caratteristiche, che è quello di lavanderia, e poi ci si troverebbe a dover tornare a 8 ore per andare a kitchen. Quindi certo, magari si trovassero in quella situazione, cioè già sul 4-0 a dover fare un site difficile da difendere, va bene, ci sta. Però, eppure secondo me potrebbe anche darsi che gli Edomina Aaron abbiano preparato 4 site differenti e che vogliano sfoggiarle tutti e 4. Chissà, sono curioso di vedere soprattutto ora i vari dormitori, appunto, che era la più probabile delle difese, lo abbiamo detto più volte. Ma sono curioso soprattutto, appunto, qualora lo vincessero, di dove decidessero, appunto, di andare. Chissà, magari anche provare proprio il refettorio per non dare nessun tipo di certezza agli avversari. Esatto, quello sarebbe l'ideale, però per come sono fatto io, penso per come sono fatti gli Edomina oggi, dovrebbero tornare Laundry. E poi dopo nell'ultimo magari sfidarli su colpo di grazia. Esatto, sfidarli su Kitchen, perché ovviamente gli avversari penso si aspetteranno a quel punto di nuovo un tower. È stata difesa molto bene da parte degli Aaron Edomina. Intanto gli italiani, qualora riuscissero a vincere anche questo terzo round, insomma, si porrebbero in una condizione di notevole vantaggio. Chiaramente bisognerà poi fare la prova del 9, soprattutto sugli attacchi, ed è proprio lì, in effetti, che forse riservano le insidie più pericolose, perché chiaramente sono quelle per quanto riguarda, appunto, Vodafone Giants, che sono pericolosissimi, appunto, su questa mappa. In difesa ci aspettiamo grandi numeri anche lì da parte loro. No, magari se li porti con tanto distacco potrebbe essere anche un colpo psicologico. Magari non si aspettavano di ritrovarsi in questa situazione. Infatti il coach subito ha chiamato una pausa sul 2-0, giustamente. E adesso vediamo se sono riusciti a resettare un pochino, perché quello è il problema, soprattutto psicologico, da parte di questi Vodafone Giants in questo momento. Fare un lavoro molto di testa. Intanto qui Vassili sta cercando di avvicinarsi al suo avversario in cucina. Ci ripensa la chiamata, forse per non restare troppo esposto. Smile ancora a cercare la picca con il suo Agog. E questo è un vantaggio che bisogna portarsi a casa, quello di avere un maestro con l'Agog. Bisogna sfruttarlo fino in fondo. È uno dei difensori con l'arma migliore con l'Agog, quindi. E Vassili ora su TR. Peccato, perché Pulse è sempre importante. Canestro, signori. Questa granata proprio non ci voleva. Smile cade, ma Section subito riesce a portarsi a casa il Lion. Lion, che forse è l'operatore che era più importante in questo momento per gli attaccanti qua. Che errore, ragazzi, sfortunatissimo. Ikea sbaglia angolazione, Section poteva fare il capolavoro, portarsi a casa un'altra frag, ripareggiare i conti, andare a mettere in ginocchio di nuovo l'attacco dei Vodafone Giants. Sbaglia lato. Non ha potuto niente qui. Adesso bisogna sperare nei due anchor che si portano a casa questa difesa. Ricordo che hanno 3 smoke, quindi sono 30 secondi di delay per una zona, e inoltre dovrebbero avere il C4 di MyEight, che potrebbe dare un grandissimo vantaggio. L'importante è mantenere la calma, anche se in infinità numerica si ha ancora il controllo di tutti e due gli obiettivi. Non bisogna morire, cosa che MyEight ora sta rischiando moltissimo. Inizia la gunfight. Forse è il momento di usarlo questo C4. Ci prova. Tentativo, ma il bait bellissimo da parte dello spagnolo di impedirlo. Ma poi MyEight con un headshot favoloso. Ancora in vantaggio. Purtroppo non c'è niente da fare, perché eccolo qui, arriva Vassili a concludere il trade sul compagno. Hanno rischiato di portarsi a casa un altro round, però gli Aaron Edomina sull'ultimo. Chiaramente gli spagnoli avevano un grandissimo vantaggio numerico, sono stati molto bravi a rifraggare velocemente. Hanno giocato di refrag, di trade, è la cosa giusta. Quando sei 4 contro 2 devi magari sacrifichi un giocatore per portartene via un altro. Sei 3 contro 1 a quel punto e diventa sempre più facile. Una partita a scacchio, anzi meglio a dama. Giocare con le proprie pedine per riuscire a costringere gli avversari a muoversi e poi di conseguenza andare a colpirli in un momento di debolezza. Ecco gli Edomina che tornano in Laundry. Ismael rimane con il suo maestro e adesso vediamo Drid che cambia e arriva per la prima volta IQ. IQ che è stata scelta quando si è tolta Valkyrie, il che
lascia pensare un po'. Giants evidentemente hanno in prospettiva però la volontà di voler distruggere tanti dispositivi elettronici degli avversari, tanto è vero che appunto gli Arona e Domina stanno proponendo una difesa molto progettata per voler rallentare notevolmente gli avversari. Ci sono jammer di mute, ci sono torrette di maestra, occhi del male, ci sono le classiche le smoke, ci sono i classici sistemi troppi appunto di Jäger e ci sono anche gli spuntoni di Lesion. Praticamente è tutto, ma proprio tutto visibile da IQ, non c'è niente che non possa effettivamente vedere. Può dare forse una visione totale di quello che è l'attacco. Qui la lettura in effetti degli spagnoli può starci tutta, può starci davvero tanto. Però vediamo se Smile con il suo acco, che riesce come nel primo round a coprire una lunghissima line of sight e impedire ai Vodafone Giants qualsiasi tipo di rotation. Fatto, bravi gli spagnoli che sfruttano la pausa tattica, riescono a guadagnare un po' di margine, recuperano in effetti un round che li rimette di nuovo in carreggiata. Adesso il push, TR adesso assediato letteralmente, si vede tutti e due i sistemi trofi consumati praticamente, gli hanno tirato di tutto. Rimane un'ultima concussione, un altro paio invece. Ancora lui, ancora lì, nascosto a cercare di mantenere il controllo. Tira aggressivissimo e vediamo se qua i due spagnoli riusciranno a farlo muovere oppure se lui riuscirà a mantenere il controllo di questa Big Tower, che sembra lo snodo cruciale di questa partita. Non si capisce bene se gli altri Iron e Domina abbiano cercato di andare ad aiutarlo. Arriva il push, l'inserimento, ci provano, bravissimi i due spagnoli ad andare a chiudere sull'avversario. Ma Yate qui forse un po' troppo passivo, poteva cercare di dare manforte, ma evidentemente era spaventato da un altro avversario che lo stava holdando. Lion infatti controllava proprio la linea. E ancora Smile a cercare il refrag, la pressione. Tanto hanno spottato su Section che lancia la sua Legion. Vasili la vede subito, che rischio, arriverà la granata fra poco, deve muoversi da lì. Canestro, signori, Vasili qui si sta confermando come un vero giocatore di pallacanestro, pazzesco davvero per i suoi tiri. Non è il primo che ci ha regalato in questa partita, solo tre round si sono giocati, questo è il quarto e già ha fatto vedere quanto lui sia capace con le sue granate. Qua Mayei ha un avversario vicinissimo, potrebbe quasi pensare di aggredirlo. Non so se se ne è reso conto, se è arrivato dopo, se l'ha sentito muoversi, ma sarebbe quasi da aggredire in questo momento, anche perché il Capitao sulla breve distanza potrebbe risultare magari non attento ad un attacco del genere. Maiette sta cercando in tutti i modi di non farsi notare, sperando nell'errore dell'avversario. Ed ecco forse che arriva l'errore. Ci prova il duello, qui gravissimo errore, andare a ricaricare con ancora abbastanza colpi nel caricatore da poter combattere. Bravissimo Baros subito a lanciarsi contro il suo avversario e a sfruttare il timing corretto. Mamma mia, questi spagnoli sono ripartiti, finisce flawless questo round in loro favore. Controllo totale della mappa sul site migliore degli Arona e Domina. Stavolta sembrano completamente una squadra diversa. Dopo i primi due round così, subito poi sono ripartiti, adesso siamo sul 2-2, la partita è completamente riaperta. Gli Adamina devono cercare in tutti i modi di portarsi a casa almeno un altro round in difesa per finire la loro metà difensiva in vantaggio, avere un minimo di possibilità poi di giocarsela quando si tratterà di dover attaccare. Questi Adamina, il problema è stato che non sono più riusciti ad essere aggressivi sugli avversari. Quindi hanno cominciato un pochino a collassare e ad arretrare, forse è anche la paura di vincere a quel punto, perché sei avanti 2-0, cominci a dirti ce l'ho fatta, ce la stiamo facendo, abbiamo vinto anche il site difficile, adesso ritornano i nostri site favoriti, quelli facili, e andiamo avanti. E invece tante volte questo ti blocca. Adesso vediamo se riusciranno gli Arona e Domina a riprendersi. E intanto qui i Vodafone Giants fanno vedere qualcosa che non ho fatto vedere fino adesso. Tirano fuori il Montagna, che potrebbe dare parecchio fastidio ai nostri beniamini italiani, anche se hanno Legion, che è uno degli operatori che più counter agli scudi. Scelta interessante questa degli spagnoli, volevano proporre un attacco differente, evidentemente
molto più mirato a colpire direttamente l'obiettivo senza dover necessariamente andare a controllare, andare a prendere il controllo di altri settori di mappa. Penso che l'attacco, per come sono strutturati Vodafone Giants in questo momento, potrebbe essere solamente... Andiamo al plant, subito, andiamo velocissimi. Potrebbe essere, andiamo ad aprire botola, controllo di meeting, anzi neanche di meeting, ma solamente delle porte di meeting per non far arrivare qualcuno da dietro e poi scendere le scale con questa montagna. Gli Automena devono assolutamente capire il gioco dei propri avversari per riuscire a rispondere in un tempo, ottimale, anche perché sembra essere cambiato completamente il loro approccio. Stanno andando molto più dritto, anche se in effetti però qui Drid è arrivato dalla zona ovest, dalla torre piccola. Vogliono andare a prendersi tutti i roamer, non so se è la scelta più adeguata in questo momento, perché gli Idomina hanno veramente tre operatori in giro, quindi Heavy Roam potevano prendere vantaggio di questo, andare subito al plant, però non hanno fatto questa lettura i Vodafone Giants e adesso si trovano a dover fightare contro questi Idomina in giro per tutta la mappa. Intanto vediamo se Vassili stavolta tirerà la sua famosissima granata. Nel frattempo Smile stavolta ha fatto preparare dai suoi compagni una rotazione, forse se l'è proprio preparata da solo con la sua Impact. Scappato via, si è allontanato un pochino. Stanno facendo perdere comunque un po' di tempo agli spagnoli. Molto tempo. Il prefire attraverso il muro. E qui ottimo. È stato dronato, appena è finita la sua abilità è caduto. Non ha potuto fare niente per difendersi, doveva forse muoversi un pochino prima, però aveva una scelta di morire dilazionando ancora un po' l'attacco oppure passare davanti a una rotation coperta dagli avversari. Tanto quel pezzo di mappa che serviva per riuscire a progettare un attacco che portasse al plant è stato preso, tanto vero che Drid si sta limitando a fare sostanzialmente l'uomo porta, a cercare di mantenere il controllo del ponte di conferenze, il minimo che basta per riuscire a permettere ai compagni. Infatti eccolo qui, Baros sta cercando di lanciare le sue frecce, ci sarà presto il primo tentativo di plant. Attenzione qua, Sec ogni tanto è stato downato, non abbiamo visto da chi, sa che conferma la kill, ma Tiar finalmente se ne porta a casa uno. E vediamo che Section viene rialzato, quindi ci troviamo 4 contro 3. Ora esagera Section, cerca di reinventarsi un miracolo che non riesce. Il plant intanto si è concretizzato, Lion con tranquillità si è portato allo stesso, era rimasto solo Tiar. Però si rialza troppo lentamente. Questi Vodafone Giants si sono riaccesi. Speriamo per gli Idomina che in attacco siano pronti per quello che si troveranno di fronte. Erano partiti benissimo, ma poi si sono un po' persi per strada. 3 round persi di fila sicuramente non fanno piacere. I Vodafone Giants sono ripartiti alla grandissima. Qui hanno sfruttato alla grande la pausa tattica. Hanno giocato molto sul mood positivo evidentemente degli avversari. Gliel'hanno spezzato completamente. Hanno fatto il punto della situazione. Ok, questi avversari stanno giocando in questa maniera, si può fare così, si può fare in quest'altro, giocano in maniera aggressiva, benissimo, aspettatevi un attimo, cercate di prendere quelli che sono i giocatori vacanti, che è stata praticamente la politica dei Vodafone Giants da lì in poi, andare a prendere uno per uno gli avversari esterni per fargli la festa, guadagnare quel vantaggio numerico per poi portarsi al plant con facilità. Quest'ultimo round in attacco per i Vodafone Giants è stato proprio il coronamento di questa strategia, tanto è vero che si è concretizzato sostanzialmente nella forma più pura. Sono andati dritti per dritti con un giocatore che è andato a piantare in lavanderia senza che nessuno gli dicesse nulla. Pochini di errori sono venuti fuori da parte degli Arona Idomina e come dicevamo serve rimettere quell'aggressività che si è vista nei primi round. Intanto qua vediamo un pick di Blackbeard questa volta, noi l'avevamo chiamato per i Vodafone Giants, però viene fatto da Section, da Mayhate scusate, che forse ha deciso di andare su un operatore con cui si sente molto confident per il primo round in attacco. Ricordiamo che Mayhate storicamente ha due classi di cui è profondamente innamorato, uno è Blackbeard e l'altro è Glaze, quindi fondamentalmente è tornato su uno dei suoi grandissimi amori, forse non il primo, perché chiaramente Glaze c'era da più tempo, anche se poi alla fine sono due operatori talmente vecchi, tra virgolette, perché esistono entrambi dall'anno 1, che fondamentalmente c'è davvero poca differenza arrivati a questo punto, ormai dopo tanti anni che gioca a questo livello.
oltretutto Glad per molti periodi non è stato utilizzato praticamente, quindi forse è stato giocato molto di più Blackbeard. Blackbeard è quasi evergreen, ma va quasi sempre bene, un po' come la felpa. La felpa sportiva che va bene sia in inverno che d'estate, quando fa un po' più freschetto, ma lo puoi mettere sempre. Quando è uscito era un abito da sera. era il vestito elegante, facevi sempre figurone con Blackbeard, adesso un po' meno. Adesso è un po' più bilanciato, chiaramente. Esatto, intanto vediamo come questi Vodafone Giants decidono di difendere molto aperti. Abbiamo due in Big Tower e due e uno che si trova in Kitchen. Barroz è sulle scale sdraiato di Dorms che sta tenendo l'angolo. Quindi molto aggressivi questi Vodafone Giants. Vediamo se gli Aaron e i Domina riusciranno a capire questo tipo di difesa e riuscire a metterci una pezza e chiuderli. Tanto qualcuno qui dal palco ci comunica che vorrebbero Salvini Premier, ce lo mandano in messaggio subliminale. Tanto comunque gli Aaron e Domina hanno tutto, ma proprio tutto quello che gli serve per portarsi al plant per questo site. Non gli manca nulla, l'importante è fare le cose fatte per bene. Vediamo se riusciranno nell'intento. Senza fretta soprattutto. Qui c'è Zack che però non è proprio dello stesso parere, potrebbe essere in disaccordo. Barroz, prima kill proprio su Tier, se ne vanno via subito. Le frecce di Capitavo potevano essere utilissime per andare dal plant in un secondo momento, potevano essere utili in generale per questo site. Qui vediamo se Zack sarà abbastanza tranquillo da aspettare l'ultimo momento per andare al flank, e potrebbe essere veramente devastante per l'attacco degli Aaron e Domina. Ovviamente il resto di spagnoli a questo punto sta cercando di mantenere il controllo del site e aumenta la pressione da parte dell'esterno. Anche Vassili ha iniziato le danze, vuole andare a chiamare, ha lanciato uno spot giallo sui suoi avversari che praticamente hanno fatto fronte unito, e Drit dal piano di sotto che sta cercando di aumentare anche lui la pressione, forse il flank, che il tentativo subito inchiodato però da Section che lo aspettava. Ora è un duello ad armi pari, My8 con il suo Blackbeard già si conferma come pericolosissimo. E addirittura ancora un'altra kill con il suo DMR, l'uscita di Lion, mamma mia, finalmente fa la festa al suo avversario, poi tradato, rimangono uno contro uno. Ancora 15 secondi. Section contro Barroz, il duello, troppi chiodi per terra, troppi pochi secondi, bisogna andarla a cercare. E ce la fa Barroz, inchioda il suo avversario, mamma mia questi spagnoli, sono... ormai partiti come un treno, 4 round di fila vinti. E come avevamo detto, Smoke è centrale per questa difesa, doppia kill di fucile a pompa, proprio è andato close range a tenere un angolo che era impossibile da contrastare per il Blackbeard. Hanno fatto effettivamente, proprio lo Smoke ha fatto il capolavoro, lì ha fermato My8 che probabilmente avrebbe ormai fatto man bassa dei giocatori rimasti attraverso la traiettoria. Chiaramente non si poteva aspettare di un Smoke che era proprio lì dietro l'angolo, che gli ha fatto la festa, insomma, e tra l'altro si è lanciato poi anche sugli altri avversari, ha creato un diversivo perfetto, ha creato sostanzialmente una situazione di disagio totale nell'ambito dell'attacco, che chiaramente hanno sfruttato i compagni e si sono riportati poi sul controllo del round, che ormai sembrava perso per gli spagnoli, sembrava letteralmente soprattutto perso. Perché Maieta non poteva aspettarselo lì, perché conoscendo il coach degli Aidomina, sicuramente quella zona sarebbe stata coperta dal Capitao, avrebbe dovuto aprire quella finestra e coprire praticamente quell'angolo, quindi lui è abituato che in quella zona non può avere avversari, oppure gli viene chiamato perché il Capitao gli apre la finestra, mette pressure e la difesa non si può più muovere liberamente, quindi questo è stato un problema proprio non dovuto a una disattenzione, ma proprio a una mancanza di un compagno. Sicuramente lì forse la troppa pressione su My8, che chiaramente aveva già fatto tantissimo perché aveva fatto due frag, era riuscito già a inclinare la propria squadra sulla condizione di vantaggio, però si è dimenticato in effetti di avere un compagno in meno che era morto nella parte iniziale del game, nell'early game è scomparso troppo presto, evidentemente Capitavo senza poter fare sostanzialmente nulla, e chiaramente non essere lì a coprire proprio sull'angolo che evidentemente gli si aspettava ha fatto tanta differenza. Peccato, perché questi domini erano partiti benissimo, poi si sono un po' persi per strada, adesso stanno perdendo per 4-2, stanno soffrendo tanto, devono cambiare sicuramente il registro, possono sfruttare sicuramente il parametro rotazione obiettivo che adesso costringerà gli spagnoli
ad andare in un altro site, presumibilmente di nuovo in lavanderia, ma chissà, forse anche loro hanno preparato qualche sorpresina per l'evento, anche perché chiaramente gli spagnoli sono venuti qui per vincere, come tutti, non sono sicuramente un team che è tanto disposto a voler concedere, lo ha fatto inizialmente, ma ora sembra aver cambiato completamente registro. Aggiunta, tra l'altro, sostituzione da un Castle a Clash. Questo è pericoloso, soprattutto per la composizione degli Eidomina. Ash è molto meno capace di confrontarsi contro Clash, a differenza di Zofia, che è uno dei suoi counter, e Blackbeard non ha la velocità per poter girare intorno a questo operatore. Tutto sta in mano a Capitao, fondamentalmente sperando che riesca a lanciare bene le frecce per riuscire a fermare questa operatrice. Potrebbe essere forse l'unica grande soluzione a Arena Domina, che però potrebbero sviluppare un attacco particolarmente mirato all'obiettivo stesso. Non hanno in realtà Termite, che forse avrebbe potuto fare tanta differenza per quanto riguarda magari un attacco sul lato di Construction, e invece, come di consueto, proprio con questa conformazione di classi, sono partiti dal classico lato ovest, dalla discarica, per fare un po' di strada assieme. Forse vorranno andare a prendere questi giocatori che se la passeggiano allegramente al piano di sopra, nonostante il site sia quello in lavanderia. Guarda, la lettura che hai avuto di Construction sarebbe stata vincente, sarebbero già dentro con senza avversari, perché questi Vodafone Giants si trovano tutti in roaming, almeno 4 in roaming, più uno stava rinforzando ancora dopo 20 secondi all'interno del site. Questi Iron Eidomina dovrebbero prendere in considerazione l'idea di prendermi come Termite, come Breacher della squadra. Poteva essere un in-game leader, magari. Poteva essere una soluzione buona, potrebbe essere una soluzione buona per loro. Tanto qui la pressione che aumenta di Baros, che si già crea qualche linea di tiro aggiuntiva. Mayette sta cercando di fermare gli avversari. Qui l'errore, la granata impugnata nel momento sbagliato. Subito Smile che ci abbandona. Per fortuna Mayette va al refrag, se lo porta a casa. E prende possesso di una buona parte del piano superiore. Qui i Vodafone Giants decidono di arretrare, di andare a difendere il site senza aggredire più di tanto. Suona la ritirata. Section però ferma Vassili mentre si stava muovendo al primo piano, e adesso potrebbe essere un buon momento per aggredirli fino in fondo. Qui andranno a reset di Dread, sicuramente questo è il momento per pushare. Ragazzi, noi siamo qui a fare il tifo per voi, vogliamo che riusciate a vincere questo round, dovete essere convinti di poterlo vincere, perché qui è il momento di rientrare su questo game. Tutto è pronto, hanno le classi giuste per farlo, hanno il vantaggio numerico, hanno praticamente tutto a propria disposizione, anche un minuto intero per portarsi al plant. Arriva anche il lancio delle flash che forse speravano di consumare, sistemi trafici che non ci sono in effetti. Qui peccato, non hanno più le granate del back, però qua la fire poteva essere interessante, ma sono già state tutte utilizzate in precedenza. Tanto qui un po' di confusione, Mayette ne approfitta, mamma mia, doppio frag, ancora tripla, mamma mia signori, una strage questo Blackbeard, il suo grande amore si fa sentire, tra l'altro. Io non ho capito come ha ucciso Clash. Attraverso il fumo, sparando un po' a caso, ha funzionato, uno spray and pray. No, c'era nel backstage, ci parlavamo un pochino, grande performance, si parlava un pochino di Mayette con Glazzo che fa le sue 8 kill, e invece mi zittisce con l'altro suo grande amore, evidentemente. Però insomma, forse gli ho portato un po' di fortuna con quello che gli ho detto. Intanto i Vodafone Giants decidono di riprovare questa difesa. Insistono, penso sia anche la scelta giusta. Alla fine gli altri due site difensivi liberi sono veramente molto inferiori rispetto a quello di lavanderia, quindi decidono di andare sul sicuro, e qui vediamo se Mayette riesce a rifarci un altro miracolo. Stessa formazione offensiva, stessa formazione difensiva, praticamente è lo stesso round ripetuto. Vediamo se stavolta porterà risultati differenti. Chissà se gli Eidomina cercheranno di ricontrollare un'altra volta tutto il settore, o stavolta cambieranno strada, cercheranno vie alternative. Viste le classi,
è difficile, sicuramente è difficile che cambino strategia, hanno anche vinto, quindi penso che si sentano anche confident ora in questo momento con questa configurazione. Forse però gli spagnoli hanno in serbo qualche sorpresina al piano di sopra, proprio in dormitori, dove in effetti è proprio lì che si è perso il round per loro, avendo subito tantissimo il colpo degli avversari, soprattutto appunto la pressione del Blackbird che ha fatto letteralmente una strage. Esatto, adesso vedremo se Smile cambierà qualcosina, perché forse era stato troppo aggressivo, era entrato con un timing diverso da quello dei propri compagni, cioè lui si trovava già all'interno di dormitorio mentre i suoi compagni erano ancora fuori alla porta. Intanto ricordiamo a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo sia qui che a casa, ovviamente Vodafone come nostro grandissimo partner per SL, sia nel mondo che ovviamente per Vodafone Italia, per l'Italia, ha ovviamente dato la possibilità a tutti di poter taggare le proprie storie su ovviamente tutti i social, hashtag playfaster e hashtag thisisport, taggare hashtag eslarena. Eslarena, ovviamente, dovevi sentire, dove potrete trovare tantissime informazioni su questo evento che è fantastico per chi come noi ama questo gioco, questo eSport. Abbiamo fatto a livello italiano una grande cerimonia di Rainbow Six e dell'eSport in Italia. Questa è stata veramente una grandissima cosa, insomma. Facciamo vedere. Intanto qui Sack subito su Smile, ancora una volta doppia kill anche su Section. Ancora una volta tutto sulle spalle di Mate, praticamente, che stavolta però non è stato in grado di tradare velocemente i suoi compagni. Bravissimo qua Tier ad entrare con determinazione e tantissima aggressività. Adesso questo Clash ha deciso di non lasciare più il piano superiore e si vede che cominciano le difficoltà per gli Idomina. Forse la scelta di prima di scappare è stata presa troppo velocemente. Sì, sono stati frettolosi, stavolta invece ci ripensano. La pressione degli italiani che però non basta, infatti anche Mate ci lascia. E Tiaro ci fa il miracolo, o non potremmo vedere tutto tanto. In mano a Siren. Siren da solo contro 4, o fa il clutch o lo kickiamo. Clash or kick, assolutamente sì. E proprio per la natura del suo operatore è veramente difficile per lui riuscire a portarsi a casa questo round. Sarebbe forse importante per lui aspettare magari all'esterno questi 36 secondi per fare una sorta di time out aggiuntivo e poter parlare con i propri compagni e decidere poi come muoversi dal prossimo round. Spezzare anche un po' il mood positivo degli spagnoli, che in questo momento sta letteralmente dominando. Bravi gli spagnoli però a non voler essere precipitosi, qui semplicemente si limitano ad aspettare con calma. Infatti eccolo qui Baros che conclude un altro round in proprio favore. Ora gli spagnoli sono al match point, la possibilità di poter concludere due round tutti in salita per gli italiani, per portarsi di nuovo in overtime, per portarsi di nuovo nella speranza di riuscire a recuperare un pochino. Penso che ci sia una pausa in questo momento, credo chiamata dagli Idomina, sì. È il momento di farla, forse potevano farla anche prima. Vero, però concordo. Hanno voluto mantenerla fino al momento decisivo. Soprattutto perché sono sicuri di fare due attacchi dormitorio. Io credo che gli italiani non si aspettassero di andare perdendo così tanti round di fila. Credo che pensassero, ok, ne abbiamo perso uno, ne abbiamo persi due, vabbè, però recuperiamo, non è tutto sotto controllo, siamo partiti bene, siamo in confidence perché abbiamo vinto i primi due, siamo tranquilli, non siamo poi tanto distanti. E però tra una cosa e l'altra si è allungata un po' troppo questa attesa, tanto è vero che questa pausa tattica arriva sì, ma forse è un po' tardi. Non è detta l'ultima, perché per carità è ancora possibile poter recuperare, però chiaramente se fosse stata prima, in effetti anch'io la penso come te, caro Ale, sicuramente avrebbe potuto portare più margine di manovra, più possibilità. Io l'avrei fatto sul 2-2 ancora quando ero in difesa, per spezzare. Concordo. Quel mood degli avversari che sembrava inarrestabile, però anche in questo momento può essere importante, perché adesso i Vodafone Giants sono praticamente obbligati a difendere dormitorio. E se lo vinci sono obbligati a difendere di nuovo dormitorio, quindi hai praticamente da parlare un minuto di una sola tipologia di attacco, cioè un attacco su quel site. Sei sicuro che i Vodafone Giants andranno sempre
nel loro site migliore. Non si inventeranno qualcosa di strano proprio in questo momento. Forse se si potesse muovere una critica nei confronti degli Iron Eye Domina, l'eccessiva ripetitività, soprattutto su un set che sì è stato vinto, ma è stato vinto non proprio per una vera e propria strategia consolidata, ma per un'incredibile bravura di un giocatore con una classe in particolare, che non è detto che riesca a fare lo stesso numero per la seconda volta. Tra l'altro sono un po' indeciso, sono combattuto se sia stato Ace o se sia stato un quadra kill. Secondo me è una quadra, perché ha fatto Legion al top floor e poi se ne è fatti tre alla fine. C'è stata una frag, mi sa, di Section, forse c'è stata una frag di Section, quasi Ace in effetti. Prima partita che trasmettiamo, ovviamente, che commentiamo, già quasi un Ace. C'eravamo da parte di un italiano, abbastanza vicini, eh sì. Però comunque ha fatto i numeri, c'è da dire che comunque Payet si è già distinto, insomma, per grandissima qualità individuale. Mi spiace un po' per GD che tra una cosa e l'altra si sono un po' persi per strada, tanti round, tanti errori banali, anche un po' appunto lo stesso Mayate, che sull'errore per esempio sullo smoke in dormitori, quando non si aspettava la presenza di un giocatore così vicino a lui proprio sull'angolo, forse è gira un po' troppo intorno a questo singolo giocatore, un po' come altre squadre che hanno magari qualche giocatore incredibile. Ieri mi viene in mente la partita di ieri della Pro League, appunto, dove stavamo commentando appunto con Jody la partita con il Team Secret che ha Leon Giz. È superlativo, forse uno dei giocatori più forti in assoluto a sparare del mondo, ha veramente pochi rivali, Canto Racchetti forse, qualcun altro, ma insomma Beaulo mi viene in mente, non lo so, qualcuno così, però per il resto diciamo che se la batte tra i più forti in assoluto. Però quando non performa lui, tutta la squadra dei Secret fatica come se fossero sempre a giocare in quattro. Devi costruire dei tipi di attacchi. Se tu hai un player che è molto più forte degli altri, o non solo molto più forte degli altri, ma molto più stabile degli altri. Infatti qui vengono lanciati addirittura i replay. Esatto, ci fanno vedere un pochino quello che è successo in questa mappa, come Vodafone Giants si siano risvegliati dopo un momento difficile. Bravi, bravissimi a sfruttare la pausa tattica nel migliore dei modi. Qui si vede quanto il coach possa fare la differenza ad avere un occhio così allargato, così profondo di tutta la situazione. Qui addirittura è proprio il push, Mayate inquadrato, Tiar, in realtà ha fatto tutto praticamente al giocatore con Blackzard. E qui è una kill incredibile su Smile. Questa forse è la kill più bella di questa partita. Sì, assolutamente. Chiaramente gli spagnoli individualmente tutti hanno qualcosa da mostrare nel bene o nel male, quindi è difficile anche solo uno in vita che lo lasci nella condizione in cui ti possa far del male, può essere terribile, può essere veramente problematico. Ho visto anche qualche errorino da parte degli Domino, soprattutto nella fase di droning, perché questi spagnoli sono stati molto spesso liberi di muoversi, soprattutto nella loro prima difesa. Avevano Jäger che ha fatto tutto il giro da basement senza essere stato chiamato. E per fortuna poi, quando è salito le scale, ha sbagliato il timing e si è trovato un avversario di fronte. Quindi occhio a queste cose ai Domina, perché lasciare troppo spazio, esatto, Ovviamente si rischia di far non solo scappare, ma anche farsi poi controaggredire, di rispondere, insomma lasciarli troppo liberi. Abbiamo visto che gli spagnoli non si fanno mettere sotto tanto facilmente, se ti possono far del male te le fanno pure tanto. Non hanno paura. È vero. Non hanno paura di rischiare, quindi bisogna stare sempre attenti con questo tipo di avversari. Adesso non sappiamo qual è la problematica. Eh sì, è vero, siamo in attesa della ripartenza del match che vede. Forse non era neanche la pausa degli Aidomina, ma è arrivata nel momento giusto comunque. Sì, sicuramente favorisce chiaramente i nostri cari compatrioti che in questo momento non vivono un momento troppo sereno, chiaramente essendo sotto di due punti, essendo sul match point per gli avversari. Siamo sul 5-3, si deve recuperare, però la strada è difficile, bisogna sfruttare tanto, forse tantissimo al massimo, per sfruttare la consapevolezza di dove gli avversari bene o male difenderanno. Lo sappiamo noi, lo sanno loro, devono cercare di fare molto il punto su questa situazione, e forse gli spagnoli potrebbero addirittura inventarsi una magia proprio
andando a proporre qualcosa di differente, magari anche la stessa difesa ma in una forma differente, cosa che in realtà non hanno fatto finora. Hanno proposto attacchi differenti seppur sullo stesso site, non hanno mai proposto difese differenti seppur sullo stesso site. Hanno proposto la stessa difesa ma con un mood diverso, con più aggressività magari, più coraggio. Neanche più aggressività, ma meno paura. Meno paura, più meno paura, perché la prima volta, appena gli è morto un compagno, sono scappati tutti. Invece stavo la volta dopo gli è morto il compagno e sono rimasti però lì a difendere e a far perdere tempo agli avversari. Assolutamente vero, assolutamente vero, ha funzionato. Tanto è vero che forse gli italiani sono riusciti a sfruttare un momento di debolezza degli avversari una volta, ma al secondo tentativo qui forse si poteva provare un approccio differente, non andare di nuovo a cercarli. Stavolta gli spagnoli si sono presentati in una maniera, condizione differente, ha funzionato. Ma perché sapevi già com'era la difesa, sapevi che c'era un anchor solo e potevi decidere di attaccarlo come e quando volevi. Tanto qui, eccoli qui inquadrati i nostri ragazzi che stanno facendo il punto della situazione. Ma guarda che belle cuffie, Giulio. Sì, Giulio, scusami, Ale, perdonami. Ma guarda che belle cuffie, davvero, davvero belle. Sono praticamente le cuffie dei piloti di elicottero, praticamente. Devono avere una capacità di insonorizzazione notevole. Vabbè, ma per un evento così è d'obbligo. Un FPS giocato senza gabbia in plexiglass, o si hanno delle cuffie spettacolari oppure non si sente niente. Queste sembrano essere degne di nota e anzi adatte alla situazione. Ricordiamo chiaramente che nell'evento, essendoci tanta gente, essendo popolatissimo ed essendo chiaramente in fiera, c'è molto baccano, si sente tanto rumore di fondo, non è mai semplicissimo riuscire a distinguere anche i rumori. Anche noi siamo ad un alto livello nella sala, quindi è difficile anche concentrarsi sentendo sempre parlare di sottofondo, sentire le esplosioni. Però magari sentono anche qualche suggerimento, può funzionare, no? Andare, cambiate qualcosa, fate qualcosa tra una cosa e l'altra, magari gli andiamo suggerendo anche la mossa giusta. Però il problema è che anche gli spagnoli dal canto loro, lo spagnolo non è poi tanto diverso, tanto dall'italiano, diverso. Quindi magari anche loro ci capiscono. Sembrerebbe che anche loro abbiano ascoltato un pochino i nostri commenti, magari qualche suggerimento da una parte e dall'altra, sono riusciti a carpire qualche informazione in più. Fatto qui lo stemma degli ID e i Domina. Degli Aaron e i Domina. Assolutamente. Un po' di tensione ovviamente. Squadra italiana che adesso è sotto di un paio di punti. E con le spalle al muro è il momento di provarci. Di provarci, di non avere paura, perché tanto non può succedere nulla. È vero. Poi comunque ricordiamo che c'è il loser bracket, non è detta l'ultima, anche i trust sono ancora in gioco, si può ancora fare tutto, non è mai detto. Intanto qui inquadratura Vodafone Giants, ovviamente grandissimi ospiti di questa nostra bellissima competizione, che vede la fortuna di avere come ospite appunto per gli spagnoli addirittura un team rappresentato da un nostro grandissimo partner, appunto ricordiamo Vodafone. Mayate, è stato un crack di Mayate che cercando di rientrare all'interno dei server hanno chiesto un rehost praticamente. Esatto. Le spalle del team Arena e Domina a sostenere una partita tutto su di lui, a volte va, però non si può fare affidamento sull'unico giocatore, non si può neanche fare affidamento sul current score. non lo diciamo Ale. Magari non lo diciamo. Magari fosse così, ma non siamo in questa situazione. Siamo 5-3 per i Giants. Fatto qui la grafica che ci mostra praticamente tutto. Quarti di finale, ovviamente match 2, c'è un po' di tutto. Live from Italy Milano, appunto siamo qui alla a Milan Games Week, perché non va messo l'articolo determinativo, va semplicemente detta appunto senza articolo. Senza articolo. Guardate che PC che c'ha, sono disponibili per i giocatori. Oggi nelle competizioni SL di questo profilo chiaramente viene schierato il top della gamma, le bestie sacre dei PC, non a caso insomma, no? Si vuole mettere i player nella condizione migliore possibile,
anche se vogliono giocare con le impostazioni tutto al minimo, hanno un miliardo di frame a testa, non posso lamentarsi. Tutto l'impianto possibile e immaginabile per mettere nelle condizioni migliori, non solo le cuffie, ma tutto l'attrezzatura per loro. Tanto anche c'è come altro piccolo sponsor, anche un piccolo grande sponsor, la K Informatica, potete vedere anche sullo sfondo appunto, e ovviamente Asus ROG, hanno gentilmente fornito anche le attrezzature, potete vedere ora in azione. E tanto guarda come pone la tastiera, come pongono la tastiera i due giocatori spagnoli, tutta di come traverso. La mia, ah, anche sì? Io gioco completamente in verticale la tastiera, è un qualcosa che ci si riporta magari dalle LAN di molti anni fa, in cui gli spazi erano molto più piccoli e quindi per poter muovere il mouse si spostava completamente la tastiera. Non è il caso di oggi, dove ormai vengono costruiti palchi enormi come questo nostro, appunto, un palco gigantesco, e ovviamente c'è spazio addirittura per mettere tre tappetini, non solo uno. Tanto vediamo che siamo ancora in pausa. Due giocatori da parte degli Eidomina non sono all'interno del server, quindi una pausa che potrebbe essere di qualche minuto ancora. Ci stanno boicottando. Stanno cercando di togliersi tutto il respiro. Sono bellissime queste inquadrature che mostrano non solo i giocatori ma anche appunto le macchine. Contatto tra l'altro di ROG Aura, che è la tecnologia appunto che mostra il cambio di colore, e lo stemma degli ID sullo sfondo. Tanto parliamo anche un po' di quelli che saranno i match che susseguiranno. Questo qui abbiamo... Tanto diciamo che la vincente di questa sfida andrà contro gli Empire. È vero. Quindi... Gli aspetta una bella belva domani. Domani, eh sì. Un piccolo leone in effetti, gli Empire che sicuramente appunto sono un team fortissimo, ricordiamo che sono i rappresentanti per la Russia, sicuramente uno dei team che viene visto candidato come più pericolosi, assolutamente, vorranno andare dritto per dritto, vedremo se troveranno pane per i loro denti, troveranno un avversario in grado di poterli contrastare. Chiaramente il vincitore tra queste due squadre sarà il primo ad avere questo grande onere. Poi abbiamo la prossima partita, che sarà appunto quella tra End e Prismatic, Italia contro Germania. E speriamo che vada come quasi sempre. Speriamo di mandarli a casa. La storia... La storia ci ha favorito in altri sport. Vediamo se anche qui su Rainbow Six riusciremo a tirare fuori la mossa giusta, speriamo, ci speriamo davvero tanto, chiaramente. Era entrato per qualche secondo ma è crashato nuovamente. Avevo proprio delle problematiche che sembrano non essere neanche ancora risolte. E la calma da parte degli spagnoli, abituati anche a queste LAN che magari si protraggono per molto tempo. Sembra che il loro campionato, le loro finali di campionato siano molto più lunghe delle nostre, quindi sono abituati magari a problemi tecnici, incidenti di percorso che li fanno stare sul palco per magari ore. È diventato uno sport di endurance praticamente, esatto. Di resistenza fisica. Poi chiaramente vi ricordiamo che al termine di quel match ovviamente c'è forse uno di quelli più ambiti e più che ci aspettiamo di più, anche perché ci sono chiaramente i Penta che arrivano direttamente dalla Pro League dopo la partita di ieri. Penta che sono tra l'altro arrivati da poco qui in fiera. All'una e mezza sono atterrati, quindi via hanno Milano. Hanno avuto anche un po' di problemi sull'aereo, a quanto ho capito hanno fatto ritardo, perché chiaramente sono arrivati, non so se abbiano dormito abbastanza, anche Maietti mi raccontava, il commentatore internazionale, che ha dormito praticamente 4 ore per riuscire ad essere qui, perché ieri ha commentato proprio le loro partite. È uno sforzo incredibile, ma l'esport è anche questo, è tanta passione e inoltre non guarda in faccia nessuno. Le date sono fisse, gli orari sono fissi e non si guarda in faccia nessuno. È sempre una cosa professionale, deve essere una cosa professionale.
ovviamente i Penta che dovranno vedersela contro gli Slavgent, i campioni invece polacchi, i rappresentanti per la Polonia. Anche loro non sono proprio un team di signor nessuno. Qui sono tutti match davvero davvero estenuanti, davvero davvero complicati. Non è mai nulla messo per scontato. L'unica cosa che si può dare per scontato è chiaramente il risultato che si è già concluso, che si è già concretizzato, che appunto è stata quella, la vittoria dei cari ragazzi degli Empire, per 6-1 contro i Trust Gaming. Tanto Saxon ci stava forse raccontando qualcosa in chat? Possibile? Stava cercando di parlarci qua. Mayate rientra al posto di pensare ad altro. Vogliamo vedere la fine di questa partita, vedere voi ai Domina che fino in fondo ci provate, magari ce la portate in overtime. Il Danielone nazionale, tutti a tifare per lui chiaramente, sperando che possa portare sulle sue spalle questo suo team verso la prossima partita. Intanto ricordiamo a tutti che fra un po', per la prossima partita, si unirà a noi Anche Giulio. Giulione nazionale. Caro Johnson TV, chiaramente è un casting a tre. Abbiamo anche lui che chiaramente mi sostituirà per la prossima partita. Tanta tanta carica, si sta caricando, ha messo le batterie nuove. Lo vediamo qui fuori per lanciare la scarica. Ride e scherza ed è pronto per entrare anche lui. Si sta preparando psicologicamente a far esplodere le casse dello stage, di tutto il palco. Intanto 4 sono entrati, ne manca ancora uno. Ascesa. Sbirciamo un pochino con questa telecamera che... Sì, diamo un'occhiata in effetti. Qui c'è giocatori. Clash, Smoke, Valkyrie, Jaeger e... Legion. Vediamo. Dall'altra parte... Vediamo se ce la fanno vedere. Vediamo un po'. Dai, ci dovete far vedere anche le altre, regia. Non, ormai per non essere scherziamo. Onesti dobbiamo mostrare anche le altre per essere corretti. Vediamo se ce le fanno vedere, non riesco. Beh, prima quando era entrato, se possiamo prima di crashare Mayate aveva già preso Blackbird. Io non, poi io, è ricrashato io nuovamente. Io mi sbilancio, però. dico Blackbird, mi sbilancio. E poi Blackbird, Buck. Ibana, Ash. Buck. E Capitao. Esatto. Direi che questa è la formazione degli vediamo se sarà differente, però ad occhio e croce. Intanto speriamo che Smile riesca a ritornare al suo livello come ci ha fatto vedere in difesa. Ci siamo, i ragazzi spagnoli si sono già rilanciati con il mood per essere pronti, nonostante la lunga pausa li abbia un po' forse smorzati, però sono concentratissimi anche con il sorriso, chiaramente sono ora anche in vantaggio. Per loro la condizione di vittoria si fa molto molto vicina, 2 round a disposizione per portarsi a casa la partita. E forse no, io sto facendo il montaggio di una partita che non sta iniziando. Di un mondo perfetto. Poteva essere forse il lancio perfetto, ma chiaramente la regia non ci mostra ancora la partita, quindi presumibilmente. Però ad occhio e croce si stanno scaldando. Sembra che siano pronti. Stiano entrando. Comunque, sono andati tutti in una caccia terroristi per lanciare scaldare. Abbiamo visto che la pausa era 27 secondi, quindi già da 14 secondi è partita. Qua la regia ci sta un po' truffando. Ci ha trollato un po'. E intanto finalmente rinizia la partita. Siamo sul 5-3. Gli Arona e Domina hanno una lunga strada in salita, 2 round difficilissimi, ma la possibilità ancora di poter ribaltare completamente un comeback definitivo anche dopo essere arrivati in una condizione di enorme difficoltà. Peccato, perché stavano vincendo per 2-0. Adesso sono sotto degli stessi punti, appunto 2 punti. Però potrebbe essere quello decisivo questo distacco. Intanto una cosa strana, una strana scelta dei Vodafone Giants, perché sono andati a togliere il clash che Ben stava facendo contro gli attacchi degli Idomina per sostituirlo con un mute. E è vero, importante per togliere informazioni, dato che i droni in questo site possono salire solamente da 2 scale. Però non la capisco molto questa loro scelta. Un jammer già posizionato, evidentemente la volontà di mantenere il controllo di tutta la zona di conferenze, anche una rotazione già creata, ma
anche un'estensione, qui addirittura un po' di scuola, signori, la cam lanciata all'interno del buchino dei droni, che in realtà svolge una doppia funzione, perché dà informazioni verso l'esterno ma impedisce al drone di poter entrare con facilità. Potrebbe essere, ai primi tempi, all'anno 1, si giocava addirittura con il giubbotto, con la sacca dei giubbotti di Rook per andare a limitare l'entrata di un buco dei droni. Reinventano. Un'altra vita. È vero, in un'altra vita, davvero in un'altra vita ormai. Vodafone Giants che reinventano evidentemente questa filosofia con l'utilizzo appunto delle gambe di Valkyrie. Section chiaramente in difficoltà, vorrebbe esporsi un po' di più, andare a spostarsi un po' più avanti con il drone, ma ha paura di perderlo, perché chiaramente c'è l'interferenza del jammer. Intanto qua visto subito con la cam di Valkyrie questo, l'entrata di Siren, e vediamo se riusciranno gli Ai Domina a sfondare questa tipologia di difesa. Ma Yate qui ad aggiungere pressione, stavolta non si avvicina troppo all'angolo della porta, è terrorizzato dal andare a rimetterci le penne. Arriva la breccia ad 1:30, bravi questi RNID ad andare dritti per l'obiettivo senza perdere troppo tempo, poi subito Section su Dritt e Barrows a ripareggiare i conti, anche se su un avversario diverso. Di nuovo il capitano è il primo della squadra degli Ai Domina che ci lascia. Tanto Dridd qua dice gran colpo all'avversario, nice shot. Si complimenta, qui grande sportività da parte dello spagnolo. Bomba individuata dalla squadra d'attacco. Pressione Barrows aumenterà sempre di più. Il lancio che però non ferisce poi così tanto in realtà il giocatore spagnolo. Qui Maiete esagera, ci prova, insiste, e poi viene da addirittura Vassili qui si porta un'altra kill su il povero Smile. Il lancio del paese del C4, ci prova ancora, insiste Siren, finalmente riesce a salvare il proprio alleato. C'è mancato davvero bravissimo poco qua. Siren potrebbe cambiare, mamma mia, sack su Section, qui un po' l'errore, troppo aggressivi. Non hanno dronato benissimo, sembra piano inferiore. E poi il paretto, signori, esplosiva, niente da fare. I Giants con tranquillità, i Vodafone Giants con tranquillità riescono a portarsi a casa questo primo match, a passare ai quarti della winner bracket. Andranno a giocare contro gli Empire domani mattina. Credo mattina. Dovrebbe essere la mattina. Voglio fare i complimenti a questi Aaron e ai Domina, perché se la sono giocata davvero bene. Se la sono giocata veramente bene, sono costituiti da poco e hanno fatto vedere di avere delle potenzialità per i prossimi mesi di crescere, ampie possibilità di crescere. Magari anche già da domani vedremo un team più conscio delle proprie capacità. È un peccato che si siano un po' persi per strada, avevano iniziato benissimo, quell'aggressività stava pagando davvero tanto, poi però bravi gli spagnoli a sfruttare benissimo la pausa tattica e a capire subito che gioco approcciare con questo avversario, e hanno rivoltato completamente il coltello dall'altra parte, hanno fatto il colpo gobbo, come si suol dire, sono riusciti a portarsi a casa un match importantissimo. Domani la grande super sfida, Spagna contro Russia, Empire contro Vodafone Giants. Sarà una partita incredibile, forse quello che ci aspettavamo. Dagli Ai Domina ci aspettiamo magari la partita di domani di riuscire a vincerla, di poter recuperare. Esatto, di poter recuperare. Questa era una sfida contro uno dei quattro migliori team che sono qua oggi. Infatti potete vedere le nostre grafiche bellissime, Vodafone Giants vincenti per 6-3. A breve non andate via, perché avremo l'altra grandissima partita, i campioni nazionali End Gaming, che dovranno vedersela invece contro i Prismatic, rappresentanti per la Germania di questa grandissima competizione. Già che siamo oggi il cast tifoso, perché oggi è la giornata per ESL di così far vedere tutti gli sportivi italiani, quindi anche noi siamo un pochino di parte, diciamo, poi
contro i tedeschi non possiamo proprio che ti fargli contro, quindi non si dice, Ale, non si dice, perché chiaramente siamo di parte, ma non lo possiamo dire. A livello sportivo, sempre sportivi, tifosi, ma sempre sportivi, chiaramente. Sportività sempre e comunque, come lo sono stati chiaramente i nostri avversari per appunto Italia-Spagna, vediamo di fare altrettanto per Italia-Germania. Magari fare anche meglio, riportarcela a casa quest'altra partita, vediamo un po', speriamo. Raga, io direi di lanciare una piccola pausa e poi ci vediamo qui, anzi, qui ci fanno vedere i replay di questa partita. Vediamo come gli Idomina siano riusciti subito a portarsi in vantaggio, ma poi è mancato qualcosina, forse più di testa che di livello, che a livello di gioco, perché come kill, come potenzialità nel gunfight non erano sicuramente inferiori oggi ai Vodafone Giants, però non sono riusciti a mantenere la tranquillità. Non sono riusciti a mantenere una linea continuativa della propria performance. E poi peccato. Anche Sacca ha cominciato a fare delle kill. I numeri. I numeri, e Lion con il suo smoke si trova sempre benissimo, quindi queste sono state delle problematiche. Vediamo, speriamo che sia l'unica partita persa dagli italiani in questo torneo. Dai, dai, non si dice chiaramente, però ovviamente ci speriamo. Vogliamo lanciare una piccola pausa in prospettiva della prossima partita, ragazzi? Ci vediamo fra pochissimo. Forse dalla regia forse ha deciso che la pausa non la vogliamo fare. Aspettiamo ancora qualche istante. I ragazzi chiaramente dei End a questo punto si andranno per preparare evidentemente l'altra maglietta, questa qui, stavolta è questa qui. La vedrete presto in azione. Speriamo che riescano a tenere alto il nome dell'Italia per la giornata di oggi, perché è proprio il giorno dell'Italia, quindi bisogna vincere a tutti i costi. Torok e i ragazzi comunque li ho visti particolarmente tranquilli, sereni, sono venuti qui per chiaramente per vincere, però anche per giocare al meglio delle proprie possibilità senza dover avere la pressione infinita di dover vincere per forza, cosa che magari in Italia si soffre un po' di più da questo punto di vista. È il primo torneo sul suolo italiano in cui non sono nettamente favoriti e che possono solamente, cioè, se fanno un risultato diverso dal primo è un fallimento, quindi per una volta non sono visti come favoriti, forse potrebbe anche dargli la carica in più. Purtroppo chiaramente essendo sempre stati i primi della classe soffrono tanto questa condizione di dover vincere per forza. Non avere questa condizione anche oggi in questo torneo chiaramente per loro è un grandissimo lusso, è un grandissimo lusso letteralmente, perché chiaramente si possono permettere la tranquillità, la serenità di non dover andare a rischiare di rimetterci la faccia, per così dire, anche se poi in realtà non ce la rimetterebbero comunque, perché sono fortissimi, lo sarebbero anche se un giorno perdessero contro qualche altro italiano, non sarebbe poi questo ad andare a sminuire la loro fama. Però chiaramente avere un torneo dove invece sono un po' più tranquilli, sono un po' più rilassati, nonostante in realtà il livello degli avversari sia, non me ne vogliono gli altri italiani, ma chiaramente sia più alto, perché ovviamente questi sono tutti praticamente i top team d'Europa, tra virgolette, di ogni nazione, ogni campione nazionale o giù di lì sono qui, quindi fondamentalmente è un livello mancano un i team po' più alto. Eh sì, mancano i team misti. Mancano i team misti, sarebbe diciamo la Pro League a nazioni, perché tanto ecco qui che possiamo lanciare finalmente le interviste sullo stage. Il buon Simone Achira Temarchi che ci sta per accompagnare in questo next step di questa grandissima competizione. Grazie Eddie, grazie Polis, grazie per il vostro cast, e eccoci qua con Idomina. Tu sei il capitano? Perfetto, col capitano dell'Idomina che è? MT Section. Nome e cognome? Matteo Tranquilli. Allora, questa partita insomma è stata giocata da voi comunque molto bene, facendo i complimenti, avete cercato di non mollare, gli avversari sembrano effettivamente molto più forti, o c'è stato invece un qualche momento in cui potevate cambiarla e vi siete concentrati?
No, come si è visto siamo partiti bene, abbiamo vinto i primi due round giocando bene. Gli avversari hanno sfruttato la pausa, certamente nel modo migliore, chiamata al secondo, al terzo round appunto prima dell'inizio. E sì, da quel momento è calata un po' la concentrazione, non mi spiego alcuni errori che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di dare il massimo oggi e speriamo di dare il massimo domani per riprenderci. No, ma infatti proprio questo ti chiedevo, se più diciamo lo scalino era troppo alto da salire o se invece c'è stato qualche errore di troppo vista la vostra partenza. Gli avversari altro che sono stati bravissimi, hanno saputo leggere veramente bene anche tutte le nostre difese e i nostri attacchi. E potevamo fare qualcosa di più, è venuta a mancare un po' la concentrazione evidentemente. Allora, in English, Spanish, Ital Spanish. Allora, loro sono Vodafone Giants, vengono dalla Spagna, mi hanno detto che preferivano addirittura un'intervista quasi in italiano, no? Che in inglese, e quindi io ti chiederei how is to be here in this stage and how it looks this Italian esport scene, you that have seen a lot of big stage. Però hablo en español yo. Habla español que te entiendo. Pues la verdad que me gusta bastante estar aquí, ¿no? Nunca había venido a Milán y venir aquí a competir contra los que juegan en casa, ¿no? Contra los italianos. Y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora y esperemos que esto siga y podamos seguir viajando por demás países y por el resto de Europa. No lo he entendido. Now, we are really happy to be here to play against Italian team. And it's a nice experience to be here. Okay, it's a good start for your tournament. How do you feel for the tomorrow, for the day of the semifinal? ¿Qué opinas? It has been a difficult match tomorrow, but I I try win like today. Now rest on the hotel and tomorrow wait for all. Okay, so have a good rest because you deserve it. Andatevi a riposare perché ve lo siete meritato. Comunque, insomma, hanno fatto i complimenti agli Edomina. Possiamo essere contenti, giusto? Tanti complimenti anche a loro, appunto. Va bene, quindi complimenti tra le due squadre. Io, Eddie, ti ridarei la palla per l'analisi post-match e poi ci vediamo, attenzione, con la seconda partita della giornata, Prismatic contro Endgaming. L'ho presa. Questa era pessima, lo so, però la volevo fare lo stesso. Ok raga, è stata veramente una bellissima partita, ci siamo divertiti, abbiamo sperato che gli ID chiaramente la portassero a casa, io ci credevo onestamente, mi è dispiaciuto vederli perdere con arroganza, perché chiaramente la presunzione di voler di non cambiare atteggiamento in un momento in cui si vedeva che le cose non stavano andando per il meglio, si poteva in effetti sfruttare la pausa tattica nel modo migliore. Mi è piaciuto comunque l'atteggiamento di tutto il team Arena e Domina, che si è presentato qui con comunque un roster differente, una nuova proposta, un nuovo esperimento anche dal punto di vista della squadra, però alla fine sono riusciti a farsi vedere bene, a proporsi con in una maniera meravigliosa, una grandissima speranza per il futuro. Hai detto tutto su questa partita. Non c'è altro da aggiungere a parte gli auguri agli Idomina di riprendersi per domani. Ho visto un po' di agitazione nell'intervista. Devono solamente stare tranquilli e capire che non è successo nulla. Si hanno one chips, one chair. Domani sono di nuovo qui, hanno la possibilità di arrivare fino in fondo. Tanta emozione, chiaramente, come è giusto che sia. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo tra pochissimo per la prossima partita.
start your esports career now at play.esogaming.com. Una Sprite dissetante è pronta a rinfrescare i tuoi momenti scottanti. Come quell'esame all'università. Aiuto. Mamma posta la mia principessina. Ops, ti capiamo, amico. Qui poi, doppiamente scottante. Certe cose capitano e basta. Ma ehi, tranquillo. Rinfresca i tuoi momenti scottanti con il dissetante gusto Lemon Lime di Sprite. E da oggi crea la tua etichetta e condividila su Instagram. Puoi vincere una PS4 Pro e un PlayStation VR. This is for those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Start your esports career now at play.esogaming.com. I am the greatest!
You ready? Huh? Hey, easy boy, huh? You ready? Huh? Start your esports career now at play.eslgaming.com. Start your esports career now at play.eslgaming.com. Start your esports career now at play.eslgaming.com. Sprite dissetante è pronta a rinfrescare i tuoi momenti scottanti, come quell'esame all'università. Aiuto, mamma posta la mia principessina. Ops, ti capiamo, amico. Qui poi doppiamente scottante. Certe cose capitano e basta. Ma ehi, tranquillo, rinfresca i tuoi momenti scottanti con il dissetante gusto Lemon Lime di Sprite. E da oggi crea la tua etichetta e condividila su Instagram. Puoi vincere una PS4 Pro e un PlayStation VR. This is for those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Start your esports career now at play.eslgaming.com. I am the greatest! Thank you.
Al grido di l'eSport non dorme mai, stiamo facendo le ore piccole qui a Milan Games Week. Sappiamo che la fiera sta quasi chiudendo, ma c'è ancora una partita da giocare, c'è ancora una storia da raccontare e c'è ancora ovviamente un match tutto da vivere e tutto da scrivere.
Sì ragazzi, siamo purtroppo, insomma, ci dispiace per Idomina Esports che prima hanno perso contro i Vodafone Giants, ma adesso è il momento dei campioni italiani, dei campioni nazionali e quindi del team che meglio rappresenta probabilmente i nostri colori all'estero da tantissimi anni, visto e considerato che sono stati protagonisti anche di una Pro League, se non sbaglio, e quindi sono stati uno dei team probabilmente più famosi all'estero per quanto riguarda l'eSport nazionale. Un bel applauso ai beniamini di casa End Gaming che se la giocano contro i tedeschi dei Prismatic. Allora, so che vorreste sentir parlare il grande Torok e tutti gli altri, ma come vi ho detto prima, la concentrazione in questo momento per i giocatori è massima. Qui si stanno giocando un Eurocup di Rainbow Six Siege, quindi dopo questa presentazione invito entrambi i team a raggiungere le loro postazioni. You can go and sit to the PC. E quindi diciamo che se i caster sono pronti, la lobby è pronta, la partita è pronta, vinca il migliore e speriamo che siano gli End Gaming. Scusate il tifo, vi perdonerete. Ed eccoci qua, ben ritrovati dall'Esra Arena, powered by Vodafone. Siamo qua caldissimi al Milan Games Week. Qui con me avete già visto il buon Alessandro. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati, abbiamo fatto un piccolo cambio. Mi ha cambiato appunto Eddie, come vedete. Parliamo un po' di questi due team, inizialmente di questi Prismatic. Sono un team molto pericoloso in questo momento, soprattutto per gli End, perché con questa lineup è la prima LAN che vanno a giocare, quindi l'entrata di Sloppy, bisogna vedere a livello di LAN come riusciranno ad arrivare ai propri equilibri. I Prismatic qui bisogna vedere, perché c'è anche poco. Certo, sono fatti vedere poco, non sono i campioni di Germania, okay. No, sono secondi, sappiamo che non amano molto appunto i tornei, si sono visti poco come dicevi tu, però arrivare qua sono una mina vagante, perché sono sicuramente di un altissimo livello, però hai poche informazioni su di loro. Vero. Intanto sappiamo già il map ban, appunto Mappeto, cioè. Coastline con gli End che partiranno in difesa, quindi gliel'abbiamo vista giocare settimana scorsa lunedì, sì, non è andata bene, un pareggio che sì, vabbè, con un team che però sulla carta era abbattibile degli End, certo. Speriamo che abbiano imparato da quella partita e che siano pronti oggi qua quando conta live, siano pronti a vincerla e a portarla a casa, magari senza rischiare più di tanto, cioè cercando di chiuderla il prima possibile senza portarla. Andiamo a dire che gli End appunto stanno gareggiando per la challenge, se non erro sono quarti, quindi non sono in una bruttissima posizione, quindi diciamo che c'è un po' di stress, sono un po' travagliati, ecco. È un periodo pesante, perché adesso ci sarà la challenger che si somma a questo evento Esl Arena powered by Vodafone, che si aggiungerà anche all'Esl Italian Championship, che adesso diventerà Esl Vodafone Championship. Quindi, ringraziando il nostro partner, ecco, esatto, Vodafone. Quindi sarà un periodo in cui tutti i giorni c'è un torneo, sì, da giocare, quindi hai poco tempo per trainare, per strattare, e un cambio di roster è pesante in questo momento. Sì, com'è? Intanto vediamo un attimino il bracket, che è molto importante per il proseguo del torneo, e vediamo già che gli accoppiamenti si stanno formando. Sì, infatti i Giants abbiamo visto che appunto hanno vinto poco fa, peccato per gli Idomina, anche perché hanno giocato una partita molto bene. Molto bene, sì, assolutamente, grandi colpi di scena, e diciamo che i Giants sono andati anche a incontrare, come dicevate prima voi Eddie e te, un avversario temibilissimo, forse uno dei più favoriti. Esatto, giocherà contro gli Empire, che partono con i favori dei pronostici per arrivare in finale, soprattutto, sì, per come si sta
svolgendo il bracket, hanno una grande possibilità di arrivare in finale. Sì, stanno macinando un sacco di match anche in Challenger, stanno andando fortissimo. E appunto è la conferma, vedremo domani se si confermeranno. Tanto vediamo i nostri italiani come si stanno preparando. Vedo già un cambio rispetto al solito Hunter in mezzo, sì. Di solito è sempre stato Alation quello centrale. Vediamo il buon Sloppy, concentratissimo, la new entry degli end. Esatto, e qua i nostri ragazzi che cercano sempre di fare quell'ultimo salto che gli serve per tornare dove erano una volta, cioè in Pro League. Questi sì, tre di questi cinque hanno fatto due season di Pro League. Assolutamente. Che sono Toro, Calation e Pick. Quindi sono comunque dei player di altissimo livello. Hunt, un giocatore che col tempo è cresciuto sempre più. E Sloppy è una nuova entrata proprio da pochissimo, però diciamo che nel campo era già all'interno del team, che quindi era già una parte importante come sesto, e adesso è diventato un titolare a tutti gli effetti. L'abbiamo visto anche nelle fasi di Ake, che comunque anche in altre vesti, altro team chiaramente, però è un ottimo giocatore, assolutamente. Esatto. Forse un po' più individuale come giocata, ha un sacco di skill, ripeto, sì. Individuale, ha un sacco è molto di forte aim. A livello di game fight, sì. Deve crescere a livello di gioco, perché sì. Ad un certo livello non conta più solamente il gunfight, ma conta come si fanno le cose insieme, se si fanno perfette. Certo. Tanto vediamo anche i Prismatic hanno il proprio coach, i nostri ragazzi che hanno Boro. Il grande Boro non era assegnato. Boro che era uno dei cinque che ha giocato le Pro League, quindi storico anche lui. Storico di ecco questo qui. Team. Mettere. Sempre presente, 3 anni di vita ormai così insieme. Tanto vediamo gli end, sì. Carichissimi, prontissimi, tutti stanno preparando. Ancora qualcuno deve entrare in game. Tanto non guardiamo per rubare le pastor da Hunter. Assolutamente. Non clippate nessuna. Non clippate, Hunter cambia password. Consigliato. Qua c'è la freddezza dei tedeschi concentrati. Non tutti hanno la maglietta, li vedo un po'. Hanno la felpa. Un po' di freddo. Solo che però venendo dalla Germania qua cominciano a sentire un po' il caldo e hanno tolto la felpa. Sì. Ecco qui, Hunter. La concentrazione ci saluta. Qui c'è Pick. Mentre parliamo un po' di coastline, appunto mappa, come dicevi tu, favorita appunto dagli una end. Una delle favorite degli end. Favorite degli end. Quattro side viabili. Gli end paradossalmente sono uno dei pochi team che non difende quello considerato da tutti come il miglior side, ma cercano di utilizzare gli altri tre, soprattutto i due al piano terra, Sunrise e Kitchen. E Kitchen, quindi vediamo un po' come si accoppiano come stile di gioco, perché sta tutto lì il tipo di gioco degli endgaming può metterti in crisi oppure favorirti. E lì dovranno essere bravi loro magari a capire che quello stile di gioco non è il più adatto per giocare contro questi prismatici, e magari cambiarlo in corsa. Assolutamente, abbiamo visto che anche le pause durante i gaming sono importanti anche per ristabilire una stabilità psicologica per i team. Intanto vediamo Torok che ha le prese con l'RGB della tastiera mentre ha problemi nell'entrare su Uplay. Qua ancora la vista dei team in questa bellissima arena, veramente spettacolare. Primo evento europeo in Italia al Milan Games Week, organizzato ESL Arena, powered by Vodafone. Oh,
un palco spettacolare. Un palco spettacolare, assolutamente. E anche una postazione di casting. Assolutamente. Tutto rispetto. Prendiamo un po' più di aria. Prendiamo un po' più di aria rispetto questa al solito. Volta, sì. Sì, sì, sì. Poi magari ci spostano, non ci sono mai. Però intanto qualche oggi, colpo di oggi l'abbiamo presa con aria. Sempre fase organizzativa, mentre andiamo ad ammirare anche le bestie dei PC che abbiamo creato della bella roba. Intanto vediamo il nostro caro Eddie, gli che chiediamo è scappato, magari di avere informazioni su come si se stanno, se riescono a entrare o meno nei propri account. Ancora qualche fase, qualche minutino per organizzarsi al meglio. Questo è, potrebbe essere un problema per gli end, perché proprio un player nuovo e tutto, e ti trovi ad avere difficoltà nel poter entrare, vedi che gli avversari sono tutti già connessi al server, sì. Tu invece sei lì che fai fatica e destabilizza un po' psicologica. Ma adesso andiamo un po' sulle prediction. Cosa pensi che banneranno gli operatori su questa mappa, i due team? Allora, secondo me su questa mappa, se vuoi difendere come difendono gli end, non devi permettere all'avversario di avere mira, perché sennò il side che tu non utilizzi è troppo avvantaggiato e quindi sei obbligato ad utilizzare mira. Inoltre penso che gli end, inoltre sfortunatamente gli end però hanno un ban forse primario sulla difesa, che è quello di Clash, quindi bisogna un attimino capire come la soffrono, esatto, come no, più che altro più che la soffrono non la giocano, quindi poi dai tanto vantaggio, perché certo, comunque uno scudo in difesa è veramente forte se utilizzato fastidioso bene. Esatto, assolutamente, come abbiamo visto nel game di prima dei Vodafone, utilizzato dai Vodafone, certo, anche perché potrebbe essere utilizzato un po' come il mira, un po' in movimento, esatto, esatto. Per i Prismatic penso che anche loro dovranno, penso che il primo ban potrebbe, di difesa potrebbe essere un mira utilizzato molto bene da Torok, quindi un ban personale, oppure decidere di cambiare completamente strategia e tipologia di pensiero e fare un ban personale su Sloppy, che è quello nuovo appena entrato, e metterlo in difficoltà proprio per questa cosa, cioè sfruttare l'aspetto psicologico dell'avversario. Mentre per l'attacco e Prismatic penso che possano bannare un po' di tutto. Contro gli Endgaming ho visto bannare molto spesso Glad. È vero che il player che giocava Glad adesso non c'è più, che Fratelli, però comunque vuol dire che le strategie sono pronte, quindi se qualcuno se la sente di giocarlo, certo, si gioca. Oppure diciamo che gli end sono molto versatili, sì, quindi come operatori sì, sicuramente ogni season si vede che cambiano operatori, se li scambiano fra, certo, di loro. L'unico è un pochino Toro che rimane su la sua tipologia di gioco, e adesso anche Sloppy è entrato al posto di Fratelli e non fa il lavoro di Fratelli, certo. Beh, anche perché si deve dare, secondo me, anche del tempo al giocatore un attimo di ambientarsi, e cambiare team non è mai e poi facile. Bisogna personalizzarlo rispetto alle skill che si ha. Certo. Sfruttarlo al massimo. Tanto vediamo qui Toro che forse riesce a entrare finalmente con l'autenticazione in due passaggi. Ricordiamo di farla, perché così... Assolutamente, riceverete anche dei premi, delle ricompense, avrete dei premi, ma oltretutto potrete fare le ranked, certo, molto che, importante, e tra un po' saranno limitate solamente a chi avrà fatto questo passaggio. Guardiamo la concentrazione di Hunter, lo sguardo penetrante affiancato anche da Pick. Belle queste cuffie nel mentre, bellissime, parlavate prima, c'è stato un restyling. Sembrano anche comode con questo, sì, cuscinetto, sì, superiore. Assolutamente. Deve... Secondo me isolano molto bene, anche perché, come dicevi tu prima, essendo un evento live, l'isolamento, i suoni, soprattutto in questo
questo gioco sono fondamentali, sono di primaria importanza. Certo, vediamo, speriamo che questi piccoli problemi tecnici vengano risolti, ma da come si è spostato Boro dalla sua posizione non sembrerebbe. Qua Sloppy continua a provare a entrare, qua abbiamo le password, così, i codici, storici, vari, anche l'Iban, sì. Segnato. Assolutamente. Eccolo qui Alation nel mentre, che riprova anche lui a rientrare. Poi quanto bello è vedere la challenger castata per esempio da Marciu, che parla di Alation Collision, che praticamente si è quasi si intorta per dire unica parola, Alation Collision. Bellissimo. Comunque guardatela la challenger, perché è di un livello altissimo, non esiste solamente la Pro League, esiste anche la challenger, sono i tornei nazionali. Si vede veramente del gran Rainbow Six, e se si vuole arrivare ad un livello buono e poter competere bisogna essere pronti, certo, e studiare tantissimo. È un buon metodo per imparare, assolutamente, vedere i grandi che si prendono ammazzate. È ancora qui Alation. Problematiche nell'entrare in game. Ogni volta che si siede davanti a un PC si dilata la pupilla, sì, spaventa, spaventa. Allucinato. Chiediamo qualche informazione. Tanto qua è Prismatic, sì, abbastanza rilassati, guardate, eccolo qui. Relax, relax, abbastanza tranquilli, non li vedo preoccupatissimi. No, anche perché come abbiamo detto non c'è molto di pubblico su di loro, quindi è una sorpresa. Esatto, non hanno neanche da temere niente, cioè, nel senso, qua vediamo il pubblico, qualsiasi cosa viene è buona. Certo, anche perché è una grande opportunità per loro comunque a sedere in questo, in questa arena. Tanto solo due online degli end server, siamo, ci scusiamo questi problemi tecnici capitano in, è proprio il bello della diretta, il bello della diretta, assolutamente, ma sono sicuro che tra pochissimo riusciremo a partire su questa costa. Comunque è una delle mappe che gli end giocano di più, quindi su cui ci sono più informazioni. Lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, sì, per gli Idomina si può portare per il Prismatic. È una mappa su cui ci sono VOD, centinaia di VOD degli end, quindi devono stare attenti, devono essere pronti, perché molto probabilmente l'avversario sa come la giocherai. Assolutamente. Però diciamo che appunto gli end hanno diverse opzioni, essendo una mappa abbastanza levicata, macinata diciamo da loro, penso che si siano preparati al 100%, noi lo speriamo. Speriamo, dobbiamo essere di parte, diciamocelo. Diciamocelo, se lo sono oggi, preparato. Oggi sì, oggi siamo di parte per le italiane, purtroppo per gli Idomina non è andata benissimo, gli end confidiamo in loro quest'oggi. Ancora bella vista dell'Esla Arena e anche della macchina sullo sfondo, sempre, sì, parte di i colori che ci incantano, esatto. Tanto il coach di Prismatic seduto per terra, sì, già stanco. È già stanco, conserva l'energia. Se noi abbiamo il magico Boroz che è abituato a stare in piedi ore e ore per questi ragazzi. Certo. Ok, intanto vediamo questi ragazzi se riusciranno a fare qualcosa. Intanto vediamo le mappe che sono disponibili in questo torneo. Villa, nuova mappa, la mappa italiana, una bellissima mappa, assolutamente, location in Toscana, location Toscana,
da studiare tantissimo. Qui passiamo a Bank, una delle mappe storiche, già dalla season 1 presente, un'importanza vitale per quello che è tutta la parte del roaming game, che diventa principale. Poi passiamo a Border, entrata con Blackbeard e Valkyrie, una mappa molto diversa da Bank, una mappa in cui il site sia importante, ma è importante tutto il piano dove si sta difendendo, oppure il piano proprio superiore. Poi Caffè Dostoevskij, una mappa che storica da, cioè fin dall'inizio, che era sempre giocata dai francesi, che adesso invece viene un po' giocata da tutti, però non è nelle rotation normali come Chalet anche questa tolte, altra mappa storica, Chalet mappa storica, anzi mappa storica soprattutto per noi, sì, noi italiani, perché quattro di quelle sul palco l'hanno giocata all'Intel Extreme Master Katowice, vincendo la 5-0, quindi una mappa che per i nostri colori è sempre importante. Clubhouse, dopo il rework, è sempre una mappa difficile per quanto riguarda il roaming quando si difende nel seminterrato, però adesso con questo secondo piano libero è molto più godibile, sì, più versatile. Qui vediamo invece Consulate, e qua sono segnati tre site, ma adesso sono quattro. Il nuovo site da Visa. Esatto. È particolare. Assolutamente. La mappa che abbiamo visto in precedenza. Oregon. Anche questa. Quattro site di cui pensavamo viabili due, il terzo obbligatorio, invece ci siamo fatto vedere che il quarto si può vincere. Per terminare con Costa. Con Costa, che tra poco andremo a vedere. Vediamo i penthouse e site principale, questa blu bar, anche l'opzione che parlavamo prima degli end. Esatto, a loro piace parecchio blu bar, piace kitchen, piace biliardo, quindi vediamo se ci stupiranno. Andranno nel side considerato da tutti molto più semplice, oppure se continueranno con la loro visione di gioco. Un po' anche per destabilizzare il team avversario. Intanto chiediamo al cameraman di farci fare un giro da dietro, così da vedere se stanno entrando o meno i giocatori, così per capire se siamo ancora in alto mare oppure se qualcosa si muove. Lentamente si propinqua verso, vedo abbastanza rilassati. Esatto, sì. Eccoci qua il pubblico nel mentre dell'Esla Arena. Eccoci qua l'unico. Ma li vediamo tutti. Finalmente il lobby. Ci siamo. Si augurano good luck e fun per tutti. Andiamo a portartela a casa. Grande sportività. Vediamo se stiamo per partire, ricordiamo End che partono in difesa. Eccoci qui, vediamo se la regia ci porta direttamente in game. Vediamo la fase di ban. Vediamo se ci hai azzeccato. Turn off the light, please. Qua c'è una richiesta di spegnere le luci sul palco che danno fastidio. Tanto primo ban Lion da primo parte ban degli End Gaming, un ban storico per loro, ormai da quando c'è questa ban phase gli End Gaming bannano Lion. Attacco, quindi tutto normale fino qua. Vediamo i Prismatic cosa sceglieranno. Prismatic vanno su Doc Abby, ogni tanto usata da Torok, usata anche da Peak, quindi un buon ban per Gaming, così veloce, o è un Clash o è un Mira. Eccola qui, è arrivata. Arriva Mira e immagino che adesso come ultimo ban arriverà Clash. No, super velocissimo, super velocissimi. Eccola qui, ci hai azzeccato, ottima analisi da parte di Polis. Beh, ma erano dei ban intuibili, l'unico fuori dagli schemi è quello di Doc Abby. Però lo posso capire, magari hanno una volontà di rommare molto, molto grande. Inoltre vogliono sfruttare magari Maestro e Valkyrie
e non vogliono permettere all'avversario di impossessarsi delle loro camere e vedere ciò che vedono loro. Vediamo qua nel mentre i pick, già i prismatic prontissimi. Intanto vediamo come pick sia uno dei pochi giocatori che ha alibi in difesa, soprattutto su costline. Come dicevi tu, si mantengono al secondo piano gli end, vanno però su Uka, su Narghilè. Attenzione qua, Prismatic giocano un all-in perché nessun breacher. Nessun breacher, aggressivissimi. Aggressivissimi, sono fortunati che sia questo side. Vediamo un po' la preparazione dall'alto da parte di Yand su Uka. Uka biliardo. Gruppo di operatori improntato tantissimo sull'avere informazioni, le camere di Valkyrie, l'Evolai di Maestro, le Goomine, tutte. E anche Alibi, che anche non la vediamo spessissimo. E non vedendola spessissimo, tanti avversari poi si trovano un pochino spiazzati perché dai suoi ologrammi, esatto, potrebbero trarre assolutamente in inganno. Soprattutto quando lo trovi tipo in questo caso dietro un bancone, così che non puoi essere sicuro di cosa c'è ai suoi piedi. Vediamo anche la preparazione di Maestro con l'arma secondaria che va a creare dei buchi appunto nella zona dove di solito vanno a plantare gli avversari, quindi potrebbe esserci una verticalità appunto, esatto, dal basso cercherà verso l'alto. Mentre è partito il primo round, andiamo subito a vedere qua Hunter col suo Jäger su Acquario. Hunter che come challenger è molto aggressivo in questa posizione, già ha fatto un paio di kill questa settimana proprio da qua con il suo Jäger. Tanto viene dronato, sa di essere addirittura doppio IDS per lui. Doppio IDS, c'è la paura della granata dall'alto. Eccola lì, la flash. Sbaglia però, viene flashato. Arriva un'altra flash, adesso qui, sono stati bruciati entrambi. E deve cambiare. Si sposta, ha perso tanta vita. E mentre si rappellano Zoffi anche a guardare il glass da lontano, da rovine. Stanno cercando di chiuderlo dentro, povero Hunter. Vanno per un attacco e nel mentre Babu inizia su Sloppy. Tolgono un grave tassello. Esatto, il roamer diventa sempre più importante più passa il tempo il Legion, quindi una brutta perdita per gli end. Vediamo l'attacco ormai consolidato da parte di Prismatic su balconcino di Acquario. Esatto, hanno deciso di attaccare questa zona. Ancora mantiene mentre Jäger, Hunter dietro il bancone di Bar, prova il pick, prefire da parte di Blackbeard, non trova nessuno. Babu ancora che macina kill. Attenzione anche Glaz su Hunter. Endgaming che non partono benissimo. Esatto, capita molto spesso a loro di partire male. Adesso vediamo, speriamo che si riprendano in fretta. Intanto Toro e Alation proveranno a fare la magia e portarsi a casa questo round. Sanno comunque gestire molto bene gli endgaming, anche ribaltare la situazione, l'abbiamo visto molte volte. Alation è riuscito a tornare inside. Prova a cercare la line of sight, prefire di Torok, non trova nessuno. Adesso deve cominciare a coprire anche il retro Torok, perché potrebbe portare tanta pressione ai prismatici. Qui Torok se lo porta via, bellissimo HS, Torok rimangono ancora in due. Parte C4, non riesce a prenderlo, molta sfortuna. Vanno sul plant, attenzione, lo sente Valkyrie, prefai sul bravissimo Glass, doppia di Alation, 2v2. È stato plantato. Mamma mia, l'HS bellissimo di Alation. Se lo porta a casa, rimane solamente il Blackbeard. 2 contro 1, ribaltata completamente la situazione. Qui Torok prova a fare tutto il giro per andare a prendersi da dietro il Blackbeard e attaccarlo da due lati. Il Blackbeard si mette dietro la solita zona coperta da Hunter, mamma mia, Torok! E arriva il defuse da parte degli Endgaming, che in due si riportano a casa questo round e se ne fanno 5. Grandissimi! 2v5, come dicevo prima, sono riusciti a ribaltare completamente la situazione. Complimenti agli italiani. Endgaming che hanno subito ritrovato la concentrazione. Vediamo se questa potrebbe essere un brutto colpo proprio per la testa dei prismatici, che avevano fatto tutto in maniera perfetta. Sono andati anche al plant, sono riusciti a plantare, ma poi dopo si sono dovuti arrendere a
forse anche l'esperienza dei due player degli Endgaming. Hanno saputo temporeggiare, cogliere l'attimo giusto, ottima giocata da parte di Valkyrie che ha fatto una tripla mostruosa. Alation, vediamo subito questo secondo round. Come dicevi tu, vanno in Sunrise, vanno in Blue Bar. Di nuovo stessi operatori. Non cambia nulla. Vediamo Alation se ricambia. Sì, va sul suo smoke. Esatto, il suo smoke e anche Pick passa da Alibi a Pulse. Poi arriva anche Echo al posto di Maestro. Certo. L'attacco rimane stabile, la difesa completamente modificata, o quasi completamente. Rimangono solamente i due operatori che sono forse troppo forti ad oggi in difesa, che sono Jäger e Legion. Jäger ha un'arma strepitosa e le Goomine danno veramente troppe informazioni. Sì, assolutamente, sono essenziali, sia non solo per dare fastidio all'avversario, rallentare il push, ma anche a livello sonoro comunque vanno a... Oltretutto Legion la vede quando scatta, cioè la vede sempre, quindi quando scatta si accorge, certo. E arriva il pre-fire. Molto spesso si fa gran fatica a reggere. Vediamo Torok che lancia il suo drone al piano superiore per andare ad aiutare i due roamer, Sloppy e Hunter. Mentre è partito questo secondo round, subito dronato Sloppy da Aquario. Rischia un pochino con questa finestra aperta. Soprattutto perché sa che gli avversari utilizzano il Glaz. Esatto. E l'ha sentito anche adesso. Infatti si nasconde dietro il bancone. Striscia come un piccolo verme. Adesso i Prismatic ritornano ad attaccare sempre questa porta. È doveroso comunque andare a prendere i piani superiori, quindi a conquistare la botola di Sunrise, i piani anche di Pull, appunto per cercare la verticalità dall'alto verso il basso. Vanno ad apprendere appunto Aquario. Ecco, adesso c'è il push di Babu col suo flash. La granata per togliere Sloppy, si accorge di questa cosa e riesce a scapparne indenne, solo avendo perso 25 HP su 100. E vediamo che i due endgame ruotano, decidono di fare una rotation, di cambiare tutto, andare verso Kitchen per poi dopo magari risalire addirittura in 3. Attenzione, provaci 4 pick, non va a segno, per poco. Adesso devono ritornare a difendere il side. Qua pick senza mirini. Gli piace l'attacca di mira metallica. È quella di Pulse, non è che sia tanto bella. Però dici che è una dimenticanza? Opinione personale, sarà che sono state resettate. Ogni tanto capita di trovarsi un operatore che è resettato. Mentre manca 1:20, ancora pre-fire su Glaz, non trova nessuno. Tanto si apre la botola. Si apre la botola. Futuro push. Tanto sarebbe interessante anche capire dove sono i droni di Echo, se quindi gli Endgaming sono consci di come si sta muovendo l'attacco oppure no. Temporeggia, uno è su Kitchen, se non erro, o ai piani superiori. Sono in 3 ai piani superiori, a quanto sembra. RealmC e Aguila stanno invece pushando il piano inferiore. La stun. Arriva il drone di Torok a dare fastidio all'attacco. Da fastidio. 40 secondi. Mentre vedo un po' i Prismatic persi in questa fase, un po' sparpagliati. Prova il push. Mentre Sledge, sì, piano superiore, infatti, comincia a rompere il pavimento per aumentare il fastidio. Esatto. Non trova nessuno, però, sul side. I Prismatic, ovviamente, non hanno breacher, quindi non possono aprire la botola che è stata preventivamente rinforzata. Un grande vantaggio per gli Ender. 20 secondi nel mentre comincia, vediamo la smoke per permettere al Glaz di piccare all'interno di questo, 10 di questo secondi side. Si sta per accendere l'inferno. Blackbeard inizia. Pick risponde doverosamente. Attenzione Sloppy, anche il Blackbeard ancora. 3v3, manca pochissimi secondi. Devono andare sul plant. Cercano il planter. Alation che va a restare il suo compagno di squadra, riescono a plantare nel mentre i Prismatic 3v3 combattutissima. Attenzione, manda in ferimento il compagno. Attenzione, è rimasto da solo anche Alation che conferma. 2v3, mancano pochi secondi. Gli Endgaming, ancora Alation protagonista di questi due round, viene fermato però adesso da Capitano Torok. Refrag, vanno sullo plant. 2-0, complimenti.
questi due giocatori stanno facendo la differenza in difesa. Qua anche Slopikon è riuscito a rimanere in vita per molto tempo e quindi a diventare sempre più efficace con il suo operatore, ma questi due ragazzi stanno facendo veramente in difesa quello che vogliono. Alesson e Torok stanno un po' mancando nella fase di roaming, gli endgaming hanno lasciato, dopo un minuto hanno lasciato carta bianca al piano superiore, hanno detto sai che c'è, te lo lascio. Però i Prismatic non sono riusciti a prenderne tutto il vantaggio. Adesso vediamo se continuano con questo roster. Questo roster. Vanno in cucina adesso gli End, cambiano, non gli piace Penthouse, come dicevi tu. E continuano a cambiare operatori Alesson e Toro, che vediamo se... Anche Pick. Vediamo se mantengono il loro livello di efficacia. C'è un change all'ultimo di Docco. O prendono il solidissimo francese. Tanto ecco che arriva il Blackbear, quindi proprio l'attacco è completamente lo stesso. Eccolo qui. Delle fasi precedenti. Potrebbe essere diventare molto importante queste cam di maestro, che sono una delle poche possibilità per la difesa di combattere contro un Glass nella smoke. Assolutamente. Abbiamo la scelta di Pick del Doc, mi ha un po' stupito. Pick piace l'ACOG con l'MP5. Beh, è un'ottima arma, spara praticamente, è un laggio raser. Esatto. Spara dritto quell'arma. Quindi giustificabile come... Giustificabile, però tre armor, quindi abbastanza lento. Però, insomma, sto ricaricando! Potrebbe... Intanto vediamo le aperture delle botole da parte di Torok per i propri compagni che saranno in roaming. Qui non si apre. A parte che sta sbagliando perché la botola non è quella. Vabbè, è un po' confuso. Vabbè, abbiamo avuto qualche istante di crisi, diciamo. Che brain lag, vabbè, è dovuto, inizia ad essere tardi anche per... Essere tardi, c'è caldo sotto i riflettori. Ci stiamo scaldando un po' tutti, insomma. Esatto. Intanto vediamo che i Prismatic cambiano un pochino la metodologia di entrata. Vediamo che entrano tutti dal piano terra. Forse qualcuno va acquario ancora. Cioè, Glaz invece dall'alto cerca, esatto, di scorgere un pixel pick, magari di terminare qualcuno. Sai, quella lucetta gialla che speri sempre di vedere quando sei un Glaz. Quella cosa ti brillano gli occhi. Quella cosa è veramente... troppo forte, quasi ti arrivano. Attenzione, prova il pick nel mentre il Doc potrebbe scorgere il bel visino di Capitao. È per questo che è stato preso il Doc. Questa posizione ha fatto male agli End proprio lunedì. Però era tenuta da un maestro con Lolo. Si riusciva a tenere quella line of sight con un olografico. Oggi viene tenuta da un Ako che forse è più efficace. Assolutamente, hanno un po' raddrizzato la mira. Vediamo. Mi sorprende anche il Doc in roaming nel mentre, è bellissimo vedere queste cose. Il Doc in roaming lo sai che lo ha. È storico, certo. È storico. Assolutamente. Nel mentre Babu, vediamo, conquista Blue Bar. Solo soletto. È abbastanza tranquillo perché sa di avere dietro di sé i propri compagni. Un po' lenti in questa fase d'attacco, nel mentre i Prismatic... Sai com'è, hai perso due round che sembravano quasi vinti. Dopo puoi la andarci arriva, più cauto, assolutamente. Fare le cose un po' meglio, un po' più con calma. Però attenzione perché Hunter si trova in una posizione molto favorevole e potrebbe... decidere in ogni momento di cominciare a pushare. Eccolo qui il push da parte dei Prismatic, mentre Babu si porta via Pick. Alesson risponde su Capitao. Glass ha qualche problemino. E zoppia nel mentre lo manda a sedere il nostro cacciatore Hunter con Jäger. Attenzione, parte il plant da parte dei Prismatic. Babu si porta via Hunter. Torok deve non andare a prenderselo. Attenzione, pre-fire su Glaz, subito terminato, 2v1, endgaming in netta difficoltà col plant attivo. Però è rimasto Alesson, che potrebbe farci un altro miracolo. Un po' low però. È un po' low, oltretutto c'è Blackbeard. Niente, poi G4, no, scusate, la Claymore. E come lunedì, gli endgaming perdono la difesa Kitchen. È stata persa due volte lunedì, vinte le altre difese, persa la difesa Kitchen due volte, quindi... qualcosa magari da raddrizzare, c'è qualche problemino magari questa difesa, potrebbero anche pensare magari quinta difesa di
fare qualche cambiamento, andare magari più sul classico. Dato vediamo che Manon Arghile, cioè, sono giocata molto bene questo site, abbiamo visto una magia di Alation. Bel push comunque da parte dei Prismatic, coordinati sia col Glaz che col Capitao, sono riusciti a entrare e a plantare. Un po' di esitazione da parte di Maestro, forse. I Prismatic tutti i round hanno piantato, quindi sanno fare questa cosa. Gli manca un pochettino l'hold, adesso sono riusciti perché si trovavano in una situazione di grandissimo vantaggio, avendo un Blackbear fuori da una finestra che poteva coprire insieme a uno sledge che gli faceva da copertura, quindi era praticamente impossibile toglierli da quella posizione, a meno di miracoli che abbiamo cercato di invocare da parte di Alation, ma non siamo riusciti. È inciampato su una Claymore, niente, capita nella foga del clacciare, esatto. Non l'ha vista. Comunque clacci due volte in fila, la terza c'è proprio la voglia di prenderli, certo, la cattiveria. Vediamo questo quarto round, fase di preparazione di nuovo sul side vincente degli End Gaming. Esatto, cioè roster invariato da parte loro. È variato perché c'è lo smoke al posto della Valkyrie rispetto alla situazione precedente di difesa di questo side, e mi sembra anche che in questo side c'era Alibi, che adesso è stata sostituita col Pulse. Movimento per trovare una bomba. Sì, ti confermo, hai ragione. E vediamo Hunter, che è sempre l'uomo principale quando si tratta di roaming, sempre quello un attimino più aggressivo da parte loro. E Sloppy, quello che gli va dietro. Sì, non sta prendendo il largo Sloppy, come abbiamo visto anche in Ake fare qualcosa, invece qui deve un attimo trovare la giusta misura. Esatto. Intanto vediamo che l'attacco da parte dei Prismatic si sempre parte dalla zona sud della mappa, cercano sempre questo tipo di attacco. Qui Hunter con questo melee rompe una finestra e obbliga gli avversari a coprire. Certo. Deve holdare Sunrise, deve far perdere più tempo possibile Jäger gli avversari, mentre un altro minuto è passato. E qua cominciano a muoversi verso Acquario. In fase di droning da parte di Blackbeard, anche Torok che mantiene le sue torrette. Per appunto per belle attive. Intanto vediamo come striscia il Blackbeard per andare fuori a piccare da quella porta. Vediamo Pick che cerca di scorgere più informazioni possibili col suo sensore. Ma qui Sledge potrebbe essere in una buona posizione. Prova, sta aspettando, prova wallbang, non trova nessuno chiaramente. C'è Pick che lo sente, potrebbe dare fastidio. Viene dronato adesso, cambia tutto, viene chiamato infatti Sledge, lo aspetta. Fa un altro giro per Pulse. Come i Prismatic abbiano preso Acquario, sono in tre all'interno, cattivissimi. Uno sul balcone, quindi tutti sono in quella zona, a parte lo Sledge. Prova il C4, sbaglia però. Sbaglia il lancio, non è un ottimo giocatore di NBA, Pick. No, Pick è... Sbagliamo ancora NBA. Altra smoke a rallentare. Quarto il push. E qua Torok però ne risente un pochettino. Va sul plant addirittura sopra pull. Potrebbe provare il prefire. Non lo trova per un millimetro. Ci riprova. Niente, riescono. Però, che sbaglio. Se lo porta via uno però con la sua smoke. Babu anche subito al refrag di Pulse. Sloppy che doveva rientrare un po' in partita. Riesce a fraggare. Attenzione qui, la copertura. Blackbeard e Glaz sono in una posizione molto vantaggiosa. Prova il flank nel mentre Maestro non riesce, anzi sì! Mamma mia, però ottima risposta da parte di Zoffia e di Glaz. 2v2. 2v2, tiratissimo questo round, ancora Glaz che macina kill. Rimane solamente Sloppy, che però non ha più tempo. Non ha più tempo, lontano, deve fare una corsa, ci prova. Ci proverà. Niente, prova! Niente, ancora Glaz. Questo Glaz sta dando tanti problemi agli End Gaming in questo momento. Situazione di 2-2, come l'altra nostra italiana. Era in vantaggio 2-0, poi
si fa riprendere da questi Prismatic che stanno facendo un'ottima figura. Assolutamente, sembra che i Prismatic abbiano preso un po' le misure anche su questa site che avevano perso in precedenza in fase offensiva. Prima l'avevano, comunque l'avevano perso solamente con un clutch allucinante 2v5. Adesso qui strana scelta. Anche se comunque hanno fatto una mossa un po' sfortunata gli Endgaming, Alation. Sì. Poteva fermare il planter. Assolutamente. E lì sarebbe stata tutta un'altra cosa, perché sarebbero stati i Prismatic a dover pushare contro un roster fatto apposta per difendere quella zona, soprattutto con le camere di Maestro, che penso abbia chiamato a Smoke la presenza dell'avversario lì sopra il biliardo, ma che non sia proprio riuscito a prenderlo. Per pochissimo l'abbiamo visto. Poi è morto appena si è spostato per la smoke. Sì. Insomma, vediamo gli Endgaming riprovano la difesa kitchen. Forse hanno in mente qualcosa di diverso rispetto alla situazione precedente. Infatti subito la prima cosa che si nota: non c'è più il maestro, ma c'è l'eco da parte di Torok. Sì. Ormai è affezionato ai tre armo. La un ottimo IGL, diciamo. No, sono un po' tutti, cioè sì. La forza di questo team a volte è anche un problema, ma mancano molte volte la forza secondi. Che siano tutti allo stesso livello, quindi tutti chiamano, tutti rispondono anche degli errori. Giustamente. Mentre sta per partire questo quinto round, fase di parità. Vediamo Pick qua che ritorna sul dock, penso per coprire sempre quella line of sight che abbiamo visto in precedenza. Vediamo magari stavolta se riuscirà a portarsi a casa una kill o meno. Deve holdare assolutamente Sunrise, perché come abbiamo visto forse in precedenza c'è stato un push da parte dei Prismatic appunto in quella direzione. Mentre vanno a conquistare anche il tetto di Costa. Prova addirittura aggressivissimo questo Doc in cerca di qualche testa da squagliare. Mentre un pochino sfortunato nel timing. Cambia tutto nel mentre. Passato, ha fatto sentire un po' i propri colpi, poi si è spostato di molto spazio così da impedire al Blacker di entrare con in tranquillità. Assolutamente. Ancora due in concussione. Vediamo comunque il dinamismo sempre degli End che vanno a occupare gran parte di Costa in roaming, come giusto che sia. Qui speriamo che i nostri italiani riescano ad holdare. Attenzione Hunter qua, Valpic non sa di essere contro un Blackbeard, cliente molto pericoloso su un pick. Così da distanza cambiano tutto, mentre arriva anche Jäger, scusate, in Sunrise. Decidono di attaccare porta di kitchen. Porta di kitchen, infatti ruotano tutti. Esatto, col Glaz si sono accorti che era una buona posizione. Lo UK pronto di Torok a fermare un possibile plant. Mentre l'ultimo minuto l'NP di Thatcher. E arriveranno le smoke. Si preparano per l'offensiva, per il plant. Nessuna frag ancora. Cerca una line of sight più favorevole, Glaz. Non trova neanche una per ora. Ancora attendono il momento cruciale per plantare. Attenzione, qua potrebbe esserci uno scontro. Sloppy ha tutto il vantaggio. Sloppy ha tutto il vantaggio. Sorpresa, lo sente. Ce ne ha due però. Ce ne ha due. Attenzione, nade di Zofia che va a eliminare Echo. Grave questo perdita degli Endgame. Una grossa perdita, adesso ecco provano ad entrare. Mamma mia, KHS di Glaz, Alation subito a refrag. Sloppy ancora, 2v3, attenzione, 16 secondi al termine. Devono fare qualcosa, il flag di Ela. Easy kill. Benissimo. E niente, Blackbeard anche, possono plantare Sloppy e niente, ce la fanno. Ottima gestione magistrale da parte di Yen Gaming che si lancia fuori. Ottimo parkourista, diciamo. Intanto grandissimi complimenti ai Prismatic, che in 5 attacchi 5 volte sono andati al plant. Penso che era veramente molto tempo che non vedevo una cosa simile.
hanno una capacità di pushare fino in fondo, coperti da questo glass senza paura di uno che a costo di sacrificarsi però rimane fino in fondo a plantare. Molto bravi fino adesso. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Hanno appunto, mentre ci salutiamo, eccoci qui. Siamo sempre noi, siamo sempre noi, non siamo cambiati. Tanto sarebbe interessante la partita. Assolutamente, noi siamo bellissimi, però secondo me la gente è più interessata. Ciao a tutti. Salutiamo. Ok, abbiamo qualche problemino. Ovviamente non mancava, però non poteva mancare, dato che tanto la fiera sta chiudendo, fra un po' ci chiudono dentro e ci ritroviamo domani sempre qui senza poterci muovere. Ok, tactical pre. Ok, tactical, va bene. Ah, okay. Molto meglio, un minuto di pausa. Ci sta assolutamente. Giusta chiamata, secondo me. Sì, giusta chiamata perché è il momento di cambiare side. È una cosa che gli End hanno fatto molto spesso, non so se l'hanno chiamata gli End o i prismatiche, però gli End hanno fatto più volte chiamare la pausa nel momento in cui si cambia side, anche perché questo è il momento di dare tutto per tutto. Cioè gli End vincessero questo round avrebbero tantissime possibilità di vincere. Assolutamente. I prismatiche vincendo questo round ne avrebbero moltissime anche loro. È proprio il round spartiacque questo. O gli End se ne vanno, oppure sarà una partita che ce la portiamo fino alla fine, fino alle lunghe time, diciamo. Esatto. Quindi qui questo è il round forse più importante. Verissimo. Anche per quanto riguarda a livello psicologico. Esatto. E come ne abbiamo detto prima, è tornato Glass. Eccoci qui. Alation. È tornato Glass, si sono accorti della forza di questo operatore. Vediamo però. Il cambio al volo, ti ha sentito? Cambia al volo. Va su Ash. Si è trovato benissimo con Ash lunedì. Ha visto fare. Cambia ancora. E va su IQ, giustamente. Si è trovato benissimo tanto anche per cambiarli tutti. No, però è stata fortunata, una buonissima lettura. Va a canterare benissimo la difesa, soprattutto i droni di Echo, che saranno centrali in questa tipologia di difesa, insieme alle Evil Eye di Maestro. Il problema è che hanno poco per poterle distruggere. Eh sì, non è doppia. Sono Sofia, infatti manca Ash per poterle distruggere, ecco, con più facilità. Intanto vediamo un'idea di attacco completamente diversa. Intanto gli Endgaming prendono un Breacher, intanto, cosa che i Prismatic non ne sentivano il bisogno. Ancora 5 prendono il filo spinato. Un altro operatore con le granate, che però non è Sledge ma è Buck, che ha grandi capacità nell'aprire soprattutto i soffitti, cosa che Sledge non può fare, quindi è molto più viabile. È importante sia se il site si trova al piano inferiore che se si trova al piano inferiore. Vogliono cercare la verticalità da VIP e da appunto ai piani superiori su Bedroom. Tanto Alation comincia a cercare le cam in giro, perché era stata segnalata Valkyrie all'inizio del round, poi dopo è stata sostituita. Vediamo un po' che vanno a conquistare, come giusto che sia, i piani superiori, appunto VIP per... Si muovono, intanto guardate Pick è già all'interno di Sunrise. Di Sunrise. Cercano... Avendo dronato e visto che era tutto chiuso, e anzi aveva anche... La porta di casso, sapeva di non trovare nessun avversario e tranquillamente è entrato. Stanno andando a conquistare piano piano, come dicevamo, gli Endgaming, i piani superiori. Non si è accorto col drone che gli è passato proprio di fianco il drone di Echo, ma fortunato essendo EQ potrebbe entrare e portarsene a casa un tassello importantissimo della difesa. Intanto cosa che va a fare Alation, ce lo siamo persi, però si vedeva sullo sfondo come, utilizzando la propria abilità, sia passato oltre la porta, quindi sicuramente ha visto il drone. Mentre qua Hunter potrebbe già subito dronare, si è dronato l'avversario, sa di non poter lanciare la granata perché ha dronato anche la DS di Jäger. Qui vediamo Alation che prova ad essere aggressivo, crearsi una linea. Jäger! Lo spegne. Apre le tazze, ma lo manda a casa. Gli spegne lo schermo. Dice siediti, non è il momento. Alation un po' di stizza, secondo me, per questo pick. Sì. Questo pick.
Vediamo ancora Babu che sta temporeggiando, sta facendo un ottimo lavoro su appunto Home Theater. Esatto, attenzione, il push. Ottimo bravissimo timing da parte di Babu che se lo porta via, doppia di maestro su Torok e Sloppy. Rimane mamma solo mia, Peter. Asfaltati questi end in difesa. Difesa e prismatica hanno fatto vedere come si stanno comportando molto bene. Adesso cambiano difesa obbligati dal parametro di rotazione e vanno adesso in sala narghilè. Cambiano, sì, come è giusto che sia, d'altronde. Okay. Alation torna Lush, forse serve un pochino più di velocità. Vediamo se cambiano, che cambierà come ha fatto prima. Gli lascia un po' di libertà. Di libertà, un po' di aggressività. E invece IQ proposta da Sloppy questa volta. Ci può stare, secondo me. Sloppy è un operatore che lui può utilizzare. La squadra d'attacco deve trovare 3-3 nel mentre. Non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo. I Prismatic stanno facendo una partita incredibile. Assolutamente. Si vede comunque che conoscono l'avversario e cominciano a rompere il pavimento per permettere alla ai propri compagni di difendere dal piano inferiore. La verticalità, appunto, che dicevamo prima. Preparazione molto simile a quella degli Endgame sul questo side. Mancano 10 secondi. Cambi Valkyrie, speriamo che diventeranno facile preda per il nostro Sloppy. Si fa fare il drone proprio all'ultimo secondo. Babu lancia una cam all'esterno, proprio la zona dello spawn di Sloppy, quindi dovrebbe essere anche facile per lui individuarla e andare a eliminarla. Vediamo un po' la disposizione dell'offensiva, come gestiranno questo attacco gli Endgaming. Partiti adesso questo settimo round. Torok con la sua zoppia si porta sul tetto. Sì, come dicevamo prima, non ci aspettavamo assolutamente una prestazione del genere da questo team tedesco, che appunto non si è visto molto in giro. È una grande sorpresa. Gli Endgaming vedo un pelino che arrancano, ecco. Sono sempre dei diesel però, comunque, come team. Assolutamente sì, si scaldano piano piano. Certo, più le partite sono lunghe, più vengono fuori. Grande endurance da parte loro. Lego foro europeo che tu hai castato per anni, servono adesso. Apre le danze così Torok con la sua zoppia. Si porta via uno degli operatori più importanti, che è Smoke. Assolutamente, ottimo tassello rubato alla difesa Prismatic. Inoltre abbiamo anche il maestro che è sotto metà vita, quindi gli end si stanno comportando bene all'inizio di questo settimo round. Con Alation che prova il pick. Vuole continuare a dare fastidio ad aggredire gli avversari. Suka non trova nessuno, chiaramente. Torok prende un po' di danni dagli avversari. È costretto un po' ad indietreggiare. Vediamo un po' com'è la gestione del side difensivo. Ruota Jäger anche. Che timing che aveva qua. Timing allucinante. Maestro, però per fortuna la stun di Torok gli ha consigliato di ritornare indietro. Hunter se ne porta via un altro nel mentre. 3v5, Prismatic in difesa che annaspano un po'. Torok viene però messo a terra dagli avversari, si ritira su grazie all'abilità di Zofia. Ecco la flash, nel mentre il push di Alecio viene fermato da Valkyrie. Un HS, bellissimo! Non se l'aspettava sul retro. Assolutamente. Bellissimo gol Torok, se ne porta via uno subito. Refrag di Jäger. 2v1. Benissimo, mancano 25 secondi al termine di questo settimo round. Vediamo IQ, Sloppy, l'ultimo. Sloppy riuscirà fare a fare la magia. Prova il pick, Jäger lo spegne. Jäger se lo porta a casa. Attenzione a questi Prismatic. 4-3 per loro. Stanno veramente impressionando. Questi end
fanno vedere qualche problemino qua. Bisogna sgridarli, Polis. Bisogna assolutamente. Mentre ottavo round, eccoci qua. Penso che questo sia un'altra pausa tattica. Allora la pausa tattica precedente penso sia stata dei prismatic, mentre questa è quella degli end. Doverosa, bisogna mettere un freno. Come avevo detto, era importantissimo il primo round di attacco che è stato perso, quindi i prismatic hanno preso da lì un abbrivio diverso. Assolutamente sì, devono riordinare un attimo le idee, anche perché non si sta mettendo bene. Devono cambiare qualcosina, sì. Devono capire che i Prismatic hanno studiato la loro metodologia di gioco e devono portare qualcosina di diverso, perché il pick per esempio di Ash fatto da Alation pochi istanti fa è lo stesso identico pick fatto lunedì, che gli ha portati a un round vinto, quindi non posso, cioè sicuramente i Prismatic hanno visto che questa era una loro prerogativa, una loro cosa che fanno spesso. Sì, devono un po' variare, non devono riproporre le stesse cose, anche perché come dici tu, se no diventano prevedibili e appunto questo è il risultato. Quindi essenziale questo riordino di idee. Devono anche ripartire a livello psicologico, perché piano piano si stanno frenando. Esatto, si stanno un po' frenando anche da soli. Ancora qualche attesa. Qualche istante. Per le discussioni con i vari coach. Andiamo. Ed eccoci qua, ripartiti per questo ottavo round, 4-3 per i Prismatic. Gli operatori non cambiano, quindi era proprio una questione magari di parlarsi un attimino fra di loro su come muoversi all'interno della mappa. Assolutamente sì, ecco la preparazione mentre di Prismatic su Sunrise. Non abbiamo visto da entrambi i lati il side più classico, quello più giocato, quello di Home Theater. Questa volta lo posso anche concepire, perché non essendoci mira perde molto questo side. Assolutamente. Quindi ci sta, mira e mannata diventano penso tutti e tre allo stesso livello. Mira e Clash anche. Quindi. Clash, vabbè. Clash non lo considero neanche, Clash è sempre mannata. Squadra d'attacco vuole innestare una bomba. Ecco qui, mentre crea delle voragini, mentre maestro per... Qui è un round che gli Anderson si trovano obbligati a dover vincere, devono metterci tutto quello che hanno e forse anche qualcosina in più. Assolutamente. Vediamo Hunter che va subito ad aprire la botola e magari va a dronarsi per poi andare di drop. Qui i tre degli End hanno conquistato il tetto, stanno cercando un possibile spot dal tetto per... Vogliono mettere tantissima pressure a livello di verticalità. Mentre il Toro picche del Torok da Aquario. Entra con cattiveria a un avversario, anzi due di fronte a sé. Sloppy bravissimo che gli drona un avversario, quindi sanno la posizione dei difensori. Adesso vediamo Jäger che si apre dei buchini, piccola voragine, piccoli buchini, mentre Sloppy apre le danze su questo round con IQ dal tetto, porta via un avversario, Torok va via cast, attenzione prefire appena dronato, ma niente, non va a segno. Jäger ancora che signori, sciolto di wallbang su Hunter, lo spegne così. Incredibile questo wallbang, senza senso proprio. Senza senso, un flick bellissimo però da vedere. Mentre Torok... Il Torok deve dronare e non può fare a meno. Guardate qua, ha due avversari vicinissimi. Assolutamente, forte. Attenzione che esce lo Jäger. Va a sorprendere, niente Alation, doppia di Alation. 2v4, Prismatic in difficoltà adesso in questa fase difensiva da parte loro. 50 secondi al termine, Torok che conquista anche Uka, si prende una Q, maestro nel mentre se ne porta via uno, si porta via pick, 3v2, ancora vantaggio numerico da parte degli End, ancora in attesa qui maestro.
Attenzione qua a due avversari vicini. Il nostro buon Torok. Sloppy dovrebbe pushare, magari dargli una mano dall'altro lato. Torok che cerca la verticalità, nulla. Attenzione, Eko va a sorprendere Ash. Non ci voleva questa. 2v2, ristabilita la partita, 20 secondi al termine. Devono fare qualcosa gli Endgaming. Vado sul plant. Maestro sente, prova un prefire, non trova nessuno. Rimango copertura da parte di Torok su IQ, prova il wallbang e lo tira giù. Chiaramente non lo sa. Niente, stroscia via Maestro. Bravissimo, wow, Sloppy, che te lo porti a casa. E andiamo in pareggio. Endgaming 4-4. Sudatissima. Sudatissima questa partita. Ora sembra tutto apparecchiato per magari andare anche se un 5-5, tanto per, così gli organizzatori fanno se la legano al dito. Assolutamente. Ecco qua che la composition difensiva rimane sempre più o meno stabile. Maestro, Eko, Jäger e Legion. Cambia sempre il quinto operatore, che in questo caso è Valkyrie, che però potrebbe essere sostituita perché, vedendo gli avversari, cioè questo IQ, potrebbe dare alquanto fastidio. Infatti va su Castle. Assolutamente. Devo dire che Sloppy piano piano sembra... stia ingranando Pierino. Partire. Ha preso la malattia degli End, quella sì, di essere un po' diesel. Diesel, esatto. Diciamo che assolutamente non ci aspettavamo un 4-4 così tiratissimo. È un bellissimo match, chiaramente, perché grandi colpi di scena. Mentre qua la preparazione dei Prismatic su Kitchen. Una preparazione abbastanza standard, sembra molto simile a quella di prima, soprattutto se questo caso andrà a rinforzare anche questa porta. Sì, ed ecco, va a farlo, lo chiude, quindi favorisce che... l'entrata di Ivana, come esatto, come prima Ivana fa quel movimento, a meno che non vadano a brizzare la botola che si trova a livello superiore in narghilè, per poi magari muoversi in un secondo momento. Vediamo un po' come si evolverà questo round. Dato che è appena iniziato e cominciano i nostri italiani ad attaccare la struttura, 3 da est e 2 da ovest, sembrerebbe. Prendere il tetto. Fase di drawing per Alation. Non va a dronare, vede la Legion, vede la Gumine. Quindi sa di avere Legion al piano superiore. Potrebbe provare un prefire per poco. Per pochissimo. Rischia moltissimo qua Legion. Ma Legion non perde neanche un HP, proprio una fortuna incredibile. Dopo l'headshot di prima che si è preso Hunter, ci stava quasi dalla fortuna un qualcosa che tornava indietro, ma non questa volta. No. E Legion ora lo tiene da un angolo. Prova prefire, non trova nessuno. Parato in prefire all'angolo, quello di corridoio. Mentre qua si avvicina Pick, che questa volta non va, come dicevi tu, su Blue Bar. Su Sarray. Esatto, Hunter ci muore qua. Ci lascia. È una voragine, potrebbe sorprendere Legion. Qua Torok non riesce. Devono conquistare assolutamente Bedroom, Yend, mentre Jäger gestisce il corridoio. Potrebbe arrivare un flank. Alation se lo porta a casa. Lo porta a casa, no, deve però recuperarlo. Deve recuperare il suo compagno qua, Ivana. Qua Tarzan viene fermato. Anzi, no, non ci riesce. Babu invece conferma. Realm, sì, si porta via Torok anche. Attenzione, Pick e Alation devono riuscire a clutchare questo round. 4v2. Esatto. E Alation ne ha uno di fronte, Alation se lo porta a casa. Ancora. Attenzione, pochissima vita per lui. Pick ce ne ha uno attaccato dopo il letto, non ancora riesce a fare niente. Alation che macina kill. Viene fermato, disinnescatore a terra. Ormai Alation ha pochissimo da fare. Prova per fire sul maestro. E maestro ha la meglio. 5-4 per i Prismatic. Passano in vantaggio i Prismatic. Tanto i Prismatic in questo momento possono essere anche abbastanza tranquilli, che non possono perdere, il massimo che può succedere di andare all'overtime, quindi questo round è decisivo per loro, è un match point molto interessante, sarà molto interessante vedere come cercheranno di difendere. Andranno nuovamente Narghilè Biliardo e
cominciano a tirar fuori gli artigli, qualcosa dal cilindro, arrivano Smoke e Alibi, completamente diverso, e anche gli End rispolverano Termite e Blackbeard, cominciano a cambiare i pick. Assolutamente, forse un po' tardi, non so, questo Termite in questo side, sì, non lo quanto so, potrebbe però essere utile, però. Però se c'è un magari ti fa 4 kill col Termite. Vabbè, un'arma ce l'hanno tutti. Esatto, insomma. Qui ritorna però il maestro che tanto sta facendo male agli endgaming. La squadra d'attacco deve trovare... Eccola qui, la vista dall'alto. Dall'alto di questa preparazione della difesa. Ecco qui i vari rinforzi, vanno a chiudere anche la parete di VIP. Siamo curiosi di dove piazzerà le Valky Cam questo Babu. Ancora nessuna, vediamo dove la studia. Abbastanza classico. Classica, coperta da quella luce blu, sì, che assomiglia un po' a quella della Cam. Sì, ci sta, come mimetizzazione, insomma, ci può stare. Eccola qui d'acquario. L'acquario sempre vicino alle pieghe azzurre. Non posti però studiatissimi. Questo magari è un pochettino più, sì, particolare, sì, nell'albero interno. Carino come spot. Andiamo un po' nel mentre è partito questo round match point per i Prismatic. Hunter deve cercare di resistere perché è importante lui per la chiusura dell'attacco da parte degli endgaming, essendo anche lui l'unico provvisto di granate. Quindi assolutamente. Tanto vede un avversario subito. Potrebbe provare il wallbang. Stavolta ormai fortunato, si è spostato. Hunter veramente oggi con i prefire ha qualche problemino di sfortuna. E intanto Realm C si prende un colpo, ma nulla di grave. Arriva anche C4, non prende nessuno. Non va, attenzione, Realm C e Valkyrie. Bravissimo l'anticipo Hunter, di Hunter. HS bellissimo. Prova il prefire Zofia. Torok anche lui. Rimangono i tre Prismatic. Tutto si sta svolgendo in maniera giusta per gli endgaming. E vediamo questo Jäger paralizzato, incantato dal momento. Dal momento. Mentre Pick ti fa vedere che anche qui sta con non il metallico, perché tanto flash sbagliato di Sloppy. Ci riprova, anzi no, drone. E qua ancora Jäger bloccato. Jäger, non riusciamo a capire cosa sta incantato guardando. Incantato nel suo pavimento. Potrebbe avere qualche problema, forse. O ci si è buggato all'observer oppure potrebbe avere qualche problema. Intanto attenzione, ancora il duello Sloppy però ha un altro scudo da poter sostituire sulla Aquila. Sua arma. Ed ecco maestro, eccolo va qui, subito a sostituirlo. Rischia qualcosina, ci potrebbe essere un pick da Sunrise. 1:05 un po' lenta questa fase di attacco da parte degli endgaming. 5 contro 3, ma Smoke si prende un gran colpo. Sì. Rimane con 25 HP scarsi. E mentre salutiamo, cade maestro, nade caricata per creare una voragine. Jäger, che sembrava spento, si accende su Alation. Viene bloccato. Adesso qua devono andare verso il plant. E ma niente, fermato da Jäger. La verticalità sfruttata. Ottima difesa da parte di Prismatic, che appunto adesso si fa molto pericolosa per gli endgaming. Prova il push, mentre Blackbeard non sa che ce l'ha a fianco. Esatto, di avercelo sulla destra. Lo ipotizzava a sinistra. Prova il push, Sloppy ci riesce. Doppia, anzi, fail da parte di Sloppy, peccato. Kill anche Torok, attenzione Hunter, viene da un altro. Attenzione, l'uno contro uno, Sloppy contro lo Smoke. Mancano 15 secondi, prova il profile a sinistra. Jäger non riesce. Non si è accorto di dove è l'avversario. Deve pushare. Sì, deve pusharlo e se lo porta a casa. Gli endgaming perdono questa partita. Quasi non pensavamo che questi Prismatic potessero battere gli endgaming, ma si sono fatti vedere per un grandissimo team in grado di attaccare benissimo questa mappa e di difendersi qui dentro. Assolutamente sì. Ottima prestazione da parte di questi tedeschi, da parte di Prismatic. Vediamo un po' le facce deluse degli End, che hanno subito un duro colpo. È un duro colpo, soprattutto forse questo è quello che gli serviva, anche per capire che la loro costa non è così buona in questo momento. Devono
ricostruire un pochino la mappa e cominciare a cambiarla, perché non è più a livello di come era precedentemente. No. Assolutamente. Anche perché tempo fa, utilizzando lo glass di Fratelli, era tutta un'altra tipologia di attacco, tutta un'altra tipologia anche di difesa. Cioè, certo. Fratelli, il roaming era un'altra gestione. Era un'altra gestione, esatto, dei tempi e dei modi. Quindi devono rivedere alcune cose. Assolutamente, quando si cambia giocatore, ristabilire un attimo la situazione all'interno del team non è facile, passa un po' di tempo. Ma oltre a quello, anche un attimino le scalette delle mappe, sì. Cioè rivalutare tutte le mappe da capo, perché un player ti cambia completamente il modo di giocare una mappa, e quindi magari una mappa che prima non era la tua migliore diventa una buona mappa, e una mappa che per te era buona in precedenza non lo è più. Vero. Anche magari hanno azzardato un po' troppo provare la mappa che avevano appunto perso in Challenger. Pareggiato in Challenger. Quindi hanno usato, secondo me, un po'. Hanno usato un po' troppo, sì. Anch'io non sarei andato per questo tipo di mappa. Però alla fine dipende anche dai ban che sono stati svolti, perché i Prismatic forse volevano andare su una mappa che per gli endgaming è considerata buona, ma che loro avevano studiato bene proprio per giocarcela contro. Assolutamente. Quindi intanto gli endgaming passano nella lower bracket insieme agli Idomina, questi sono intanto i highlights. La bellissima giocata di Alation. A livello personale di kill hanno giocato anche forse meglio a livello di aim e gli endgaming, però proprio a livello di gioco di squadra non c'è proprio confronto fra i due team. I Prismatic riescono a giocare insieme, a fare quello che bisogna farlo nel momento giusto, a darci le coperture, a chiamarsi. Gli endgaming giocavano un po' più di capacità di personale, timing, di capacità personale. È vero che hai dei giocatori che sono veramente molto forti, però non puoi basarti solamente su quello. Assolutamente. Qua vediamo il... Poi la sfortuna è anche che Sloppy ti fa una gran kill, certo. E poi dopo ti uccide Toro, che certo. Eri in 3 contro 1 e ti trovi in 1 contro 1 in un istante, cioè. Comunque, quindi anche qua per esempio questa super pick di Jaeger, che è incredibile, e questa posizione ha fatto molto male agli end, molto male, nessuno andava a coprirla, a vedere se c'erano gli avversari. Qui in quel caso bravissimo Alation a portarsela a casa, però è stato un po' messo così, cioè un po' a caso. Qua la situazione era delle più favorevoli, guardate, 3 contro 1, Sloppy fa questo errore che ha visto qualcosa muoversi, è andato per sparare. Ma e anche ci qua sta, comunque, ci sta. Questa fase finale ci sta, comunque. Ci sta. L'unica cosa che non ho capito qui del movimento di Sloppy è ha avuto un istante in cui ha cercato l'avversario ovunque all'interno della stanza dopo che era stato preso da un paio di colpi, e quindi forse era... poteva sapere dove era l'avversario, poteva utilizzare anche le sue flash, certo, per prenderne vantaggio. Beh, noi diamo la linea al palco ad Akira per le interviste. Ok, siamo tornati quindi dal palco per due interviste velocissime, devo essere insomma sincero, quindi con voi ci seguite da casa, in teoria la fiera qua è già chiusa, abbiamo fatto, come abbiamo detto, le ore piccole. Allora Torok, hanno detto che a livello di skill individuale avete giocato probabilmente anche meglio, come team play non c'è stata storia. Concordi con i nostri analyst, caster? Sì, concordo assolutamente, siamo parecchio delusi, non siamo riusciti a giocare insieme come volevamo, soprattutto le difese, una volta che abbiamo perso i gadget non abbiamo saputo in qualche modo contrastare l'attacco nemico negli ultimi secondi. Ci è andata bene un paio di round e male altri. In attacco non avevamo una visione insieme di come concluderlo. Senti, quanto nel morale e non solo ha influito questa kill di Sloppy su di te? Poco o zero? No, poco o niente, insomma, cioè, c'erano anche già altri errori durante il round, quindi cambia poco. Grazie. Ok, I'm here with the team captain of Prismatic. Not
the team captain, but the man with the best English, maybe. Okay, the man with the best English, though not the team captain. And we were talking about that with AIM, they feel at the same level about with you. But you played a better Rainbow Six Siege as a team. Did he say that? The analyst. Not me. I mean, you played better as a team, and so you won this game. Do you agree with this or not? I don't know. I think the most benefit for us was that, I mean, we know end gaming. We have VODs that we can watch, and so we could prepare us. So I don't think that they were aware of us, that we have maybe something prepared or So the key to the win of this match was the preparation against this team, against end gaming. Both, of course. We played well, I think. We had good communication and good team play, so most things went as we planned them. And even if the first two rounds in our attacks, we kind of throwed them. But I think it's okay like that. Okay, anyway, many compliments by ESL Italy, and we will see you tomorrow in a winner bracket, e invece vedremo voi insieme agli Idomina nelle loser bracket. Ovviamente non è ancora finita. Lo dico io, until the end. Until the end. Grazie a tutti, torniamo ai caster. Ed eccoci qua, ben ritrovati. Siamo in chiusura, siamo anche noi abbastanza limitati di tempo. Intanto parliamo un pochino della partita. End Gaming hanno avuto diversi problemi, come ci hanno detto anche i Prismati che avevano studiato gli avversari. Sono stati molto bravi, hanno capito le debolezze di questo team su questa mappa. Oltretutto ne abbiamo parlato, è stata giocata lunedì, quindi molto fresca, quindi pochi cambiamenti rispetto a lunedì, e i Prismati che ne hanno avuto la meglio. Gli Endgaming andranno contro gli Slavgent, che hanno perso contro i Pentasport. Sarà una partita veramente interessante, oltre che quella degli altri nostri italiani, gli Aaron Idomina, che se la troveranno contro i Trust Gaming. Trust Gaming sono i campioni Benelux, Belgio, Lussemburgo, Olanda, mentre gli Slavgent sono i campioni di Polonia. Penso che dopo aver vinto, cioè chi vince mantiene la sua parte di bracket, quindi il perdente fra Team Empire Vodafone Giants andrà contro il vincente Trust Gaming Idomina, mentre il perdente di Prismatic Penta andrà contro la vincente di Endgaming Slavgent. Speriamo che gli Endgaming possano andare avanti insieme anche agli Aaron Idomina. Si scontreranno. Che ne hanno le possibilità, hanno la possibilità di passare questo, il prossimo turno e anche quello successivo. Assolutamente. Con questo penso che abbiamo concluso. Abbiamo detto abbastanza. Vi salutiamo prima che ci chiudano dentro. Vi diamo appuntamento a domani. A domani, mi raccomando. Un giorno molto più lungo e molto più pieno di eSport e di Rainbow Six Siege. A domani, ragazzi. Squadra d'attacco abbandonato. Il giocatore recuperato dagli attaccanti. L'attacco ha piazzato il giocatore. La squadra in difesa ha fatto bene il giocatore. Ancora 10 secondi.
start your esports career now at play.eslgaming.com. I am the greatest! Una Sprite dissetante è pronta a rinfrescare i tuoi momenti scottanti. Come quell'esame all'università. Aiuto. Mamma posta la mia principessina. Ops, ti capiamo, amico. Qui poi, doppiamente scottante. Certe cose capitano e basta. Ma ehi, tranquillo. Rinfresca i tuoi momenti scottanti con il dissetante gusto Lemon Lime di Sprite. E da oggi crea la tua etichetta e condividila su Instagram. Puoi vincere una PS4 Pro e un PlayStation VR. This is for those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Start your esports career now at play.eslgaming.com.